come un metronomo, il piede dello schiavo. Scandisce il ritmo di questa bizzarra scena, mentre calpesta il semidio che abbiamo sconfitto. Se mi concentro abbastanza, il suono delle viscere che scricchiolano a terra diventa un armonioso ticchettio di vittoria. Ciò che pensavo fosse semplicemente un nemico era anche un pietoso essere che voleva qualcosa di non troppo diverso da quello che ho sempre voluto io. Tornare a casa. Le sue ultime parole mi hanno colpito, non c'è che dire. Non è forse umano, più che divino o semidivino, il desiderio di tornare al caldo, fra i raggi solari, gli stessi di quella dolce sblumbo che mi ha cresciuto e anche un po' preso in giro. Joel, come Godric, anche io voglio dirtelo. Torneremo a casa. Torneremo a casa a sblumbo. E i raggi solari ci accarezzeranno il viso. Ma non oggi. Oggi è tutto ancora putrido. Tre, due, uno, sigla. Into the void, a star erodes the light. Among the parts I'm entering, the place where dead things die. But I don't feel alone as I proceed. I face myself again. Soddisfatti dal percorso di investimento che si sta facendo? Questa opening è stata supportata da NordVPN e Elgato. I link speciali sono questi e andiamo! Una buona Pasqua a tutti, amici videospettatori! E in particolar modo con un uovo dentro al quale la sorpresa è Michele del deserto. Buon pomeriggio, maestro! Oggi so che tra storie, discussioni
e diciamo stuzzichi, ti ho veramente creato la sorpresa nell'uovo, lo so. No, tu oggi, cioè, hai tisato l'intisabile. È vero. Ho definito un momento di quello che vivrai per la percezione che ho di te e di come interpreti le cose, uno dei momenti che ricorderai del videogioco in vita tua. È importante, è una cosa grossa. Capito, da dire. Capito, Cristo Dio, appunto. Stai calmo. Ma che cazzo, guarda, vedo oggi tu, in quella torre? Io ho bisogno poi di un feedback da parte tua sulla live di oggi e dirmi se... Io ti potrò anche dire qual è il momento che penso. Ne parleremo e sentirò la tua. Allora, andiamo con ordine, ci sono varie cose. Andiamo che devo con dire ordine. Oggi e non c'è fretta, oggi il pomeriggio è nostro. Esatto, abbiamo praticamente fino alle 21. Parto ringraziando i ragazzi che si stanno iscrivendo, augurando a tutti voi una buona Pasqua. Grazie, Hype Train esploso, siete meravigliosi ragazzi. Grazie tanto di essere con noi. I lavori sulla nuova sigla procedono, siamo, come ho già detto, in fase di, diciamo, chiacchierini. Devo anche darti qualche poi idea in privato. ecco, quindi non vi preoccupate, stanno procedendo egregiamente. Devo però fare una premessa, alla quale, insomma, Mike è stato già preparato. Sarà una premessa in realtà molto vaga, molto fumosa, in attesa di settimana prossima, venerdì prossimo, momento nel quale invece al contrario sarà probabilmente esplicito. Ecco quello che sto per dire. Ok. Ieri ho ricevuto da parte della community un regalo. E per la community intendo la community, cioè non i ragazzi che seguono Saidonia Chiara. Intendo le due community fuse insieme ormai, perché così sono diventate. E ho ricevuto un regalo. Mike ancora non ha avuto modo di ritirarlo. Però l'ho ricevuto. Cioè non ho ancora avuto modo di ritirarlo, ho una giacenza e la andrò a prendere martedì. Sì, succede, Mike, quando non si vive a Milano, capito? Anche questo. E anche oggi abbiamo scoccato la freccia. E quindi, insomma, ho ricevuto questo regalo. E credo sia uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto dalla community, da quando faccio questo lavoro. Mi sono molto emozionato quando ho visto questa cosa e ho capito, credo, un pochino quanto vi piaccia quello che facciamo io e Mike. E lo sapete, io sono sempre molto trasparente con voi. Credo che la cosa inevitabilmente mi porti a chiedermi se mai saprò replicare ciò che stiamo facendo ora, se mai sapremo replicare ciò che stiamo realizzando adesso, perché come creativo è inevitabile avere sempre la paura di non sapersi ripetere in qualche modo. Però davvero, tra qualche giorno ve lo faremo vedere, quando Mike l'avrà ricevuto, non posso rovinare la sorpresa, e anche chi non ha partecipato a questo splendido regalo capirà che cosa intendo, capirà perché sto descrivendo questa cosa come una cristallizzazione del nostro lavoro, del vostro apprezzamento. Mi stai mettendo una frenesia riguardo. Bro, non hai idea. Ci sono certe cose, non hai noi idea. Noi potremmo fare un talk su questo, nel senso il mio raccontare come ho scoperto, anche perché sono arrivato sul web senza partire dal web, cioè non sono stato particolarmente alieno adesso per non scelta, però cominciare a scoprire, a comprendere il rapporto con il pubblico e come si vanno a presentare a te quello che portano fatto magari a mano da loro stessi a tutte le fiere, è una cosa che mi ha portato a tante emozioni, quindi sentirti allora, dire questo... Diciamo questo, ok? Quando ho ricevuto questa cosa ho capito che
facendo quello che facciamo con questa community, quello che accade è che la community espande quello che facciamo e fa raggiungere a quello che creiamo dei confini che noi stessi non avevamo in mente, ok? Ho provato un'emozione strana e nuova nel vedere questa cosa, non l'avevo mai provato prima d'ora, perché ho proprio avvertito che abbiamo acceso una fiamma, ma quella fiamma poi è divenuta un incendio. E quindi è stato bello, no? Ho sentito di aver fatto ereditare insieme a te una passione verso qualcosa. Poi questa è una realtà che io ho vissuto veramente tanto, anche perché se c'è una delle differenze più esplicite non fra me e te a livello personale, ma a livello di percorso professionale, è che i Souls erano una realtà in Italia piccola, molto di nicchia, e quindi esatto, e quindi io sono cresciuto in questo percorso scoprendo quanti, tra virgolette, molto spesso è un termine non bello, però capisci e capitemi, devono la loro passione e la scoperta di questo universo al mio lavoro. È ecco, stato, guarda, incredibile. Io ti dico che questo supera però quello che hai detto, e poi davvero faccio la intro sul gioco, ma è importante, voglio da subito, mi sento in dovere di ringraziare tutte queste persone, perché sono tante, non hai idea di quante persone abbiano contribuito a fare quello che tu prenderai. Tu vai alle poste a prendere Soul of Cinder, ok? Per darti un termine di paragone, tu vai a prendere tutte le anime dentro la fiamma alle poste martedì, e quindi mi sentivo in dovere di ringraziare con questa introduzione affinché rimanga indelebile. Poi sono sicuro che lo farai tu nella prossima. Wow. E ti voglio dire sì, che in realtà supera quello che stai dicendo, perché è proprio non è un farci avvertire quanto abbiano ereditato la passione verso i videogiochi o un videogioco, ma proprio verso quello che facciamo, ok? Quindi è diverso. Incredibile. Vedrai. Ok? Vedrai. Assolutamente. Sarà brividi anche quella. Wow. Ok, chiaro. Che bello. Ci ho detto, cominciamo. Intanto, ragazzi, vi leggo. Immagino che anche dalla parte di Mike ce ne siano degli altri che hanno partecipato, che stanno scrivendo di là. Mi raccomando, non fate teasing, io ho avuto una super sorpresa, voglio che sia integra anche per Mike, però è inevitabile per me oggi parlarne, perché insomma è stata la cosa più bella che mi è successa nella settimana, prendere questo regalo. Elden Ring. Allora, nella wholesomeness di questa introduzione, che avviene in un progetto la cui cosa più bella è il fatto che io e te siamo diventati amici. Sì. Inevitabilmente, nel rispetto e stima che nutro come Mike verso creativo e giocatore, sapere che lui ha chiamato ciò che sto per vedere e vivere brividi non può che ovviamente accendere un campanello d'allarme positivo. Come potrei, no? Come potrei non accendere 47 lampadine all'idea che qualcosa abbia emozionato a tal punto Mike da fargli chiamare una puntata della sua blind run brividi, qualcosa in che non credo che tu abbia mai lock. Fatto, giusto? Mai prima, sì. Ecco, e non solo, perché questa è una cosa che può succedere. Sì. Ma farti mantenere, dopo averlo vissuto in blind, una forza emotiva così costante da fartela vivere ancora oggi. Sì, attraverso desiderare... i miei occhi come brividi. Esatto, esattamente. Io non vedevo l'ora di poterla vedere attraverso i tuoi. Esatto. Ecco. Cioè, tu l'hai metabolizzata e alla fine dell'assimilazione hai comunque detto ok, brividi. Tu oggi ci ritorni e dici sì, come ieri, minchia che figata, non vedo l'ora di rivederla e di farla fare a Sidonia. Esattamente. E quindi dico, cazzo, è una cosa talmente grossa che anche
dopo averla assimilata, dopo averla metabolizzata, sei comunque, insomma, impazzito per lei. E quindi sono veramente eccitato, no? All'idea di Stupendo. Vedere questa cosa. Mi fa ancora più riflettere il fatto che, come ho scritto nella storia, non so se tu hai avuto modo di leggerla, la storia che ho sì, certo. su Instagram, diciamo che a livello narrativo barra di ritmo proprio registico di un videogioco, non mi aspetto un momento di apice. Per me l'Apex c'è già stato, siamo andati a Stormvale, abbiamo visto un lavoro di level design encomiabile e che rimarrà nel DNA dell'industria per il prossimo decennio, se non di più. Quindi... Ecco, questa è una cosa che infatti tenevo tantissimo a vivere come tuo debriefing. Ecco. E anzi, io ho letto di sfuggita, durante la sigla, un commento con il quale mi trovo quasi parzialmente d'accordo. Qualcuno ha scritto, non ricordo il nickname, mi perdoni, ha scritto: oh, adesso abbiamo fatto Godric, sono pronto a altre 100 ore di filler. No, prima del prossimo Legacy Dungeon. E in parte lo penso anch'io, no? Certo. Come ti avevo già detto, abbiamo finito il Legacy Dungeon, ora c'è quel momento tra il prossimo Legacy Dungeon e la fine di questo. Premesso che tantissima lore in realtà l'abbiamo scoperta proprio fuori dal Legacy Dungeon. È vero, tra l'altro potremmo scoprire NPC, avanzamento delle quest iniziate, chissà. Ma in verità nel Legacy Dungeon di lore non abbiamo neanche scoperto così tanto. Abbiamo scoperto più di Godric e basta. Sì, ma con quello oscuro segreto nelle sue profondità. Sì, però non abbiamo, ecco, scoperto tanto di più sul mondo di gioco. Sì, oddio, sì, i Godskin abbiamo scoperto dentro il castello. Sì, molto, molto nascosti come concept. Però capito, esatto. Quindi, da un certo punto di vista, mi viene da dire, vabbè, non sarà poi così filler fare la prossima mappa, anzi... Però inevitabilmente sento di avere super curiosità di vedere che cosa ci sarà dopo, quale sarà il prossimo Legacy Dungeon, soprattutto perché siamo stati al pub dell'amico, tutte le persone che hanno giocato Elden Ring mi hanno detto ma sì, ma se ti è piaciuto Stormvale vedrai i prossimi. Io dico, Cristo, allora che cazzo è i prossimi? Spoiler, credo che il prossimo sia Raya Lucaria. Il prossimo è quello che desideri tu. Avventuriero. Allora, ok, sì, ma secondo me nella prossima mappa c'è Raya Lucaria e secondo me Raya Lucaria è il Legacy Dungeon. Però, ok, quindi, non lo so. Ok, ne riparleremo. Mano a mano che ci si avvicina a un obiettivo, diciamo che guarda, ti posso dire questo. Non ho finito Elden Ring, però... E vabbè, non penso succederà mai a questo punto. Guarda, è strano anche per me. Considera che io... sicuramente sono ciò che sono, puoi ben immaginarlo, ma la serie su Dark Souls 3 ne è durata 51 di episodi, cioè comunque la serie su Sekiro 32, cioè nel senso, ok, va bene, sono calmo, attento, lento, meticoloso, a volte morboso, ma non sono sciocco, cioè gioco, vado avanti, esploro, curioso, ma certo. Invece, e qui io quindi ecco, ok, detto ciò, potrò non essere veterano, però potrò esserti molto Virgilio. Quindi, certo. Mano a mano che ti avvicini a una tua scelta, a una tua direzione, a un tuo impulso, potrò accogliere le tue discussioni su cosa potrebbe essere il Legacy, cosa potrebbe non essere, come, quando, dove, perché. Ecco, esatto. E quindi, nulla, dicevo, visto che appunto ho avvertito di aver incontrato l'apice, mi chiedo... Sì. E poi, come potrebbe ora esserci un altro apice? Per me c'è adesso la consegna di qualunque cosa sia dentro la torre divina di Sepolcride, portiamo la runa, diventa una runa più figa, andiamo alla Round Table Hold e vedrò le due dita. E quindi sì, certo, a livello narrativo sarò soddisfatto nel capire queste due dita cosa sono. Però da qui a dire brividi... Mm-hmm. Cosa dovrebbe darmi i brividi? Cosa dovrebbe? È il momento in cui è un'ottima domanda. In teoria si scende, non sì. si sale. È giusto? No? E che cazzo mi dovrebbe dare i brividi allora? Guarda,
l'indizio che posso darti è che la nostra esperienza, in realtà in questo caso nemmeno è necessaria, il ritmo post Legacy Dungeon e big, huge, mega story boss, è lecitissimo pensarlo nel calare, ok? Tutto questo è nato, io l'ho vissuto come tale, ed è nato anche in base, soprattutto in base a un piccolo accenno che ho fatto all'inizio di questa discussione, ossia il modo di percepire le cose come sono presentate, come si vengono a interpretare attraverso il nostro filtro di videogiocatore. Certo. Vedrai, vedrai, ti dirò, cioè io ti dirò, questo è uno dei momenti che ha creato, sono due principalmente, tre, sono tre, formano una triforza che ha creato quel titolo. Ne parleremo. Comunque, devo dire che Stormveil ha drogato di molto in positivo la mia opinione di Elden Ring. Cioè, fino a Stormveil ero... ok, mi sto divertendo, avverto il peso del lavoro che ha fatto From Software. Post Stormveil è... ok, aspetta. Is this game of the year, capito? E quindi... se questo è Stormveil e tu mi dici... ah, vedrai, vedrai... le aspettative sono tante. Lo capisco perfettamente. È qualcosa di cui discuteremo passo dopo passo, ma la sensazione che hai... adoro sentirla, decisamente. E detto questo... mi perdonerete, ma anche piccola introduzione a livello loristico. Devi farlo. Godric mi è piaciuto più di quanto pensassi. Per chi non l'ho capito, e il gioco vuole che tu non lo capisca fino alla sorpresa finale del suo incontro. Nulla ti fa veramente percepire incontrovertibilmente che Godric non sia solo un pazzo laboratorio di Dexter, ma anche un sensibile figlio ignorato, incompreso, incapace in qualche modo di farsi spazio in mezzo ai suoi fratelli semidei. Quello che vivi di Godric credo che possa essere in qualche modo paragonato anche alla paura e al timore del videogiocatore che si approccia per la prima volta alla vastità di Elden Ring. Non sentirsi pronti, non sentirsi in grado di reggere il peso di tutte queste sfide, di tutto tutta questa esplorazione. Questa tua sensazione, il modo in cui interpreti ciò che ha vissuto Godric e ciò che lo ha condotto a un certo oscuro angolo di una scelta, lo potrai ricordare, io te lo ricorderò sicuramente, quando saremo arrivati ad altri semidei. E quando capirai la sensazione proprio fisica, ok? È vero, abbiamo a che fare con engine, abbiamo a che fare con schermi, ma quello che si riesce a fare attraverso un po' di metamorfosi mentale, una volta che si arriva a percepire quello che sarebbe davvero attraverso gli occhi reali di un personaggio interno alla storia, Leyndell, lì capirai come si è sentito Godric. È vero. Però, cioè, pensaci, quanto è umano dirti che vuole semplicemente tornare a casa, che vuole semplicemente che tutto torni come prima? Forse è uno dei discorsi soul più comprensibili, perché i souls sono sempre un po' improntati su una forse fin troppo caricaturale... esattamente. Rappresentazione del gioco di potere. Questa è la differenza enorme in Elden Ring, sì. E invece Godric è un semidio inaspettatamente turbo umano che alla fine si taglia un braccio e si ficca un drago sulla spalla non perché vuole incularti, non perché vuole batterti, non vuole governare il mondo, non vuole prendere l'Elden Ring e creare un nuovo universo, non è un pazzo scatenato, no. Lui vuole tornare a casa. E questo non fa di lui ovviamente una persona migliore, lui è una merda, però ha un sentimento estremamente comprensibile con il quale possiamo empatizzare. Paragonalo a Aldrich. Aldrich è un personaggio turbo negativo. Ecco, guarda, mi avete anticipato, no? Guarda, Ferdi ha appena scritto non è Aldrich, vedi? È proprio a lui che pensavano. Aldrich è un merdone da manuale.
Invece sì. Godric è molto più Martin, è molto più un personaggio di Game of Thrones. Game of Thrones è pieno, no, di questi personaggi che ti sembrano disumani, incomprensibili, fanno cose assurde, uccidono, violentano, e poi tu vai a capire il perché lo facessero, e per quanto continui a avere un giudizio di loro estremamente negativo, perché è giusto che tu lo faccia perché la tua morale è superiore alla loro, comunque riesci a comprendere qual è il percorso che li abbia portati lì. Un percorso tridimensionale, tra l'altro. Ecco. Non, diciamo, mascheristico, non appunto del villain fantasy. Bravo, esatto. No, non è un villain tipo, è qualcosa di un po' più complesso, e anzi mi dispiace averlo perso di già. Vero, sì. Cioè avrei voluto che Godric si raccontasse ancora di più, sopravvivesse magari al nostro scontro, impossibile, ma sarebbe stato figo. E mi chiedo allora cosa siano gli altri. Scherzo, ma capiamoci. Il generale Radan, sul quale sì, tanto faccio un gran cantare, in un altro Souls lo avrei immaginato semplicemente come il boss spaventoso, enorme, che mi farà veramente un culo a strisce, che sbatte le armi a terra e devo saltare quando lo fa. Sì. Perché è grosso, enorme, è un troll, ma ha due lame gigantesche. Esatto. E quindi è semplicemente un gran cattivone. Stavolta forse non sarà così, forse in realtà anche il generale Radan, prima ancora di un boss, prima ancora di un cattivo, è una persona. Questa è una cosa su cui torneremo molto, molto, molto spesso, e raggiungeremo dei livelli in questo argomento veramente, veramente alti. Veramente alti. Considera che hai sconfitto Godric. Radan è considerato il più forte dei semidei. Eh sì. Più forte anche in teoria di Malenia, perché nel trailer lo... la batte in teoria. Lei in teoria poi fa qualcosa, batte, sì, trasformazione, qualcosina, ma non, sì, non sì, sembrerebbe, ecco. Ecco, Radan è il più forte dei semidei, sì, ma cosa vuole? Ecco, mi ha sorpreso il cosa volesse Godric, perché per me era una massa di stronzi che giocava alla lotta per il potere. E invece no. E invece Godric voleva qualcosa di estremamente semplice. La famiglia unita e che riconoscesse il suo valore. Esattamente. E ha tryhardato con gli innesti, sì, affinché questo obiettivo potesse in qualche modo arrivare. Martiniana è anche la sua fine. Sì, e terribile. Anzi, rimane debole. Specialmente se includi Gostok, il servo. Minchia, quella è la... Cioè lui, poverino, voleva solo il lieto fine, voleva che i fratelli gli dicessero bravo Godric, guidaci di nuovo a casa, e invece in questo momento ha la faccia riversata sul cemento, mentre uno schiavo qualunque gli spappola il cervello e gli dà del coglione. E questo, tra l'altro, è quello che rimarrà di lui. Esatto, e ti mostra quella scena anche a livello estremamente fisico e corporeo, il suo corpo, la dimensione che ha, che in realtà era un piccolo uomo. Si sente la tua calda voce dal microfono a 2 metri da me. L'ho appena mutata. Anche io. Detto questo, chi sono le due dita? Esatto. Hai un qualche insight in più ad oggi? Ovviamente no. Però sai, c'è una cosa che è importante fare in Elden Ring, e infatti è talmente complesso, e ti assicuro, sì, è complesso, è talmente denso, e non è contorto, a differenza magari di alcune cose passate, però è molto denso e centellina. È estremamente esplicito, i personaggi non... Una cosa che è diversa, e che oggi scoprirai, è che i personaggi sono molto più veri rispetto ai Souls. Sono talmente veri che parlano, non hanno filtri con sardoniche acute risate del non detto, come qualunque cosa respiri in Dark Souls.
Non ci sono le risate a fine frase, un po' mancano a volta, meglio, non ci sono sempre. Tuttavia, nel l'ha loro fatta essere... adesso Godstock. Esatto, nel loro essere espliciti, sono scritti. Ed essendo scritti, non ti diranno mai ciò che non vogliono tu sappia. E quindi è un pasticcio. È vero, non okay. fanno gli spiegoni di inizio dialogo. Esatto, come invece però poteva non prima. Nascondono nemmeno le informazioni. No. Non le nascondono dietro risate o frasi a effetto. Saranno sì, molto sì, chiari, sì. Vedrai. Chiudo. Ne abbiamo parlato ancora una volta al pub, sì. qualche giorno fa, e assimilando, metabolizzando l'ultima live, non posso che confermare quello che ho già detto appunto in quella diretta. In realtà credo che sia il punto più distante la narrazione, il modo in cui avviene, della trama e della lore, rispetto ai vecchi Souls, non la parte più vicina. Il modo in cui si racconta Elden Ring è la parte più lontana dalla trilogia dei Souls rispetto ai Souls. Ti ricordi quando discutemmo tempo fa? Ormai un bel po' di tempo fa. Quando praticamente vidimo la prima parte di quella presentazione in quella demo pre-release e la sensazione fu: cazzo, stavolta siamo i predatori. Sì, le dicevamo entrambi, tra l'altro, esatto. Se mi ricordo. È cambiato proprio tutto. Oggi sei stato Godric. Predatore. E per quello, allora, e poi chiudo, quindi, esatto, siccome il brivido me l'ha dato, merda, quindi Godric non era un cattivone fumettoso, era una persona. Proprio questo, proprio questa convinzione mi fa pensare, allora oggi i brividi quali sono, se ci sono già stati? Cosa devo aspettarmi dalle due dita? Manco le due dita sono quello che mi aspetto? Divinità che vogliono giocare a scacchi? C'è qualcosa di più? L'introduzione ha parlato della volontà superiore. Già. La volontà superiore cos'è? Un dio come Marika? È qualcuno o qualcosa, come direbbe l'introduzione, che ha avuto un ruolo e che utilizza dei profeti, le due dita, come portavoce e strumento religioso? Secondo Berserk, sì. È un dio come abbiamo ritenuto essere la creatura sotto Stormveil? Quindi diverso persino forse da Marika, quelli che vengono definiti gli dei esterni? Chissà. Io te l'ho detto, secondo me gli dei vengono da fuori, però non ho idea delle due dita che cosa siano, perché le due dita potrebbero essere tranquillamente delle divinità o degli emissari delle divinità. Forse... Di cui dici quindi non sappiamo i nomi e li scopriremo oggi. Già, forse è così. Forse le due dita sono davvero questo. Perché pensando a quanto Miyazaki sia vicino a Berserk... Forse la cosa più sensata è che queste dita siano la mano di Dio o degli dei, ma gli dei sono altro. Loro sono solo, coloro che sono riconosciuti dalle divinità. Quindi in teoria le due dita potrebbero essere i due proprietari degli occhi che abbiamo trovato. I prescelti mi sembra, da Dio. Mi sembra intrigante. Dai. Facciamolo. Lo facciamo. Imako Kode. D'accordo. Allora. Allora è il momento di... No, scusami, rido perché è rimasto lì. Si è fatta notte, ma lui continua con il suo tacco. Sì. Le tempie di Godric, mamma mia. Allora, mandami il tuo schermo, io ti mando il mio. Allora, sì, come no. Assolutamente, I can do that. E ragazzi, vi saluto, è stato bello leggervi e bravo. Faccio il salutatium Z. Grazie ancora a tutti ragazzi di essere qui. Ma sto già partecipando. Faremo il nostro meglio.
Assolutamente, grazie mille. Voi scrivete, io vi leggo sempre. Finita la live mi vado sempre a spizzicare i vostri commenti in past, quindi non pensiate che non vi legga, semplicemente. E quindi non pensiate di poter essere meno attenti, ragazzi. Questo sicuramente, perché sennò poi mi spoilerate roba. Mi raccomando, Elden Ring in questo è... quindi... Ed eccoci qua, tu considera questo, abbiamo creato... sorprendentemente, in realtà, dopo il percorso fatto, due personaggi molto belli e originali nel loro rapporto. Adesso Pav ha ucciso un semidio con Joel, ma lo ha ucciso. Pav si sente sicuramente meno spaventato, ma anche più fragile, perché appunto ha ucciso qualcuno che sorprendentemente aveva più o meno il suo stesso desiderio. E quindi non esiste un po' questo mondo che lui si era immaginato di buoni e cattivi. Sono grandi scale di grigio, quelle che si frappongono davanti a noi. Beh, ragazzi, direi di guardarci intorno prima di entrare in questa struttura, contando che poi dobbiamo tornare alla Torre dei Sepolcri. Ma e non solo, vedere... hai idea di quante persone vogliono sapere quello che è successo? Sicuramente Varre. Bravissimo. Sicuramente Varre e poi tutta la Round Table Hall, per l'appunto. Intanto, ecco, vorrei osservare da vicino il drago. Il piumaggio è davvero evidente. Credo che in questo gioco i draghi si distinguano da altri rettili simili perché sono piumati. Ovviamente perde sangue. Guarda, hanno anche le piume sulle code. Anche i draghi antichi avevano i discendenti, le piume. Mi ricordo che piumato era il drago della del lago Cinereo, vero? Sì. Aveva delle belle piumette. Credo che qui il concetto sia abbastanza simile. Delle belle piumette, già. Abbiamo bellissimi fiori dorati. Lapidi. Questo che cos'è, quindi? Un enorme mausoleo? Beh, sicuramente è strano che un drago sia impalato qui in mezzo a un cimitero dinanzi a una torre che dovrebbe, presumibilmente, se mantiene il mood, essere un mausoleo. Quelli sembrano proprio graffioni. Però le zampe del drago sono troppo piccole. No, è impossibile che sia stato lui. Quei graffi lì. Però allora cosa li ha fatti? Il generale Radahn? In questo caso Radahn probabilmente no. Godric ha avuto a che fare sicuramente con qualche rappresaglia. È scappato da Malenia. Ma ha preso pure degli attacchi qui, È sì, questo attacco è troppo. Troppo mastodontico nelle dimensioni. Per quanto sicuramente parte della corruzione del castello dipenda dalla putrescente, secca, strana, spinosa creatura sotterranea, quelle sono proprio zampate. Hai ragione, sì, esatto, hai ragionissima, ma qui non sono rovi, queste sono graffi. Sono graffi, ci sono dappertutto, in realtà in alcuni punti ci sono dei buchi che sembrano dati da delle palle di cannone, guarda là. Quindi inevitabilmente questi sembrano colpi d'avvertimento in qualche modo. Volevano costringere forse Godric a dare la sua runa indietro? Non so. D'altronde le grandi rune sono frammenti dell'anello ancestrale. Capito? Non è come la saetta runica, che si chiama saetta giusto in italiano, insomma. È un piccolo frammento di quello che potrebbe essere la polvere scaturita dalla rottura. Frammenti maggiori, quindi magari qualcuno gli ha veramente crivellato il castello di colpi per fargli capire che non c'è scampo. Lui si è barricato dentro a innestarsi per cercare di sopravvivere e di tornare a casa. Però poi abbiamo spezzato noi questo piano, uccidendolo definitivamente. E sì, guardate, era molto più piccolino di noi, del resto. Guarda la testa. Sì. È come se stava tryhardando. Che poi anche a livello, se vogliamo proprio fare
Il lato opposto della medaglia e dello spettro di discussione a livello tecnico e di rigging, Godric è un capolavoro della tecnica, cioè tutti quegli arti, le dita, le mani, minchia, è una roba incredibile. Eh sì. Non ci resta che procedere oltre. Anche senza risposte. Non si può fare altro che proseguire. Oh, si apre, che bello. Non si può attaccare, ragazzi, qui. Abbiamo il simbolo della pace, sì. Della pace, sì. Vasi. Un trono. Oh, Godfrey. Il grandissimo Godfrey. Prima ancora di... Ah, non posso sedermi. Forse posso farlo, sì, ma... Solo... Così. Che ne dici? L'ho fatto anche in blind. E vorrei osservare bene il nostro amico, ma vediamo se posso creare una chiara pietra. Sì, posso. Posso e come. Guarda, me ne faccio 49. Perfetto. Perché tanto le userò per tutto il gioco. Esattamente. E sono importanti, sono importanti. Voglio vedere bene. Il maestro me l'ha insegnato. Anche lì, ma quel leone che cosa cazzo è? Cioè, ok, sì, va bene, è uno stand. Fuori però dal nostro paragonare quel leone a qualcosa di simile, esatto, no? Che cos'è? Che potere di Elden Ring è? Potere appunto concesso da un dio? È molto strano perché... È creato dall'Elden Lord? Cioè l'Elden Lord in quanto tale può generare un famiglio richiamandolo questa dal crogiolo? È una cosa... che credo sia lecito pensare, ma da una parte renderebbe forse quasi cartunesco avere l'opinione che Ohara Lu non sia Godfrey, che io non riesco ad avere ovviamente. Cioè io, per certo, me, io continuo a pensarlo con una certa ferocia, però allo stesso tempo le belve sono qualcosa di molto strano in Elden Ring. Alcune di esse hanno ricevuto l'intelligenza. Cioè, è vero. Non si sa come, non si sa quando. E questa, ciò non di meno, non è davvero una fiera, perché non è completa. Fuoriesce come spirito. E potrebbe essere correlabile alle nostre ceneri, ma non direi. Guarda, quasi ti direi che potrebbe essere persino un figlio di Godfrey, perché vedi che ha... o comunque è percepito come un membro della famiglia. Lo vedi che ha la stessa tiara che hanno tutti? Sì, 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 esatto, sì, sì. Quindi è vero che è uno spirito, ma chissà, magari è più umano di quello che pensiamo, anche se ha l'aspetto di un leone. Mi viene in mente, mi fa sorridere la cosa, ma mi viene in mente il gioco che stanno sviluppando in Forge Reply, il gioco italiano Solstice, Hack and Slash. Sì. Del quale abbiamo parlato anche insieme. È vero, sì, lo richiama. Every Eye, è vero, è vero, è vero. E che anche quello è fortemente ispirato a Berserk. E peraltro il 3D Artist è Andrea, che qui conoscono molto bene perché ha aiutato spesso negli streaming competitivi. E dà proprio l'idea di quel, di quell'anima vincolata all'uomo. Anche magari successivamente a una perdita. In Solstice noi abbiamo la protagonista che ha praticamente attaccato a lei una sorella o comunque una persona a lei cara. Chissà, magari anche in questo caso la storia è simile. Godfrey ha vincolato a sé lo spirito di un essere a lui caro, che però adesso si manifesta sotto la forma di leone. Tanto qui l'abbiamo visto, si può diventare la qualunque. Margit e l'amico con la spadina col cane insegnano. Quindi non fatico a pensare che da un essere umano si o da un senza luce si possa arrivare a un leone. Magari con qualcosa di più controllato, sì. Tanto se sei l'Elden Lord non ho neanche idea di quali siano i tuoi limiti. Esatto. Che ne so, ho un fratello malato.
Ok, e allora ti trasformerò nello spirito di un leone e mi starai sempre accanto. Così, il tuo corpo è fragile, ma la tua anima e il tuo spirito vivrà insieme con me nella forma di leone, ok? Sono tante le strade che possono portare questo leone a essere così, però Godfrey non se ne separa mai. Nessuna cazzo di rappresentazione è senza sto leone. È vero. Quindi questo leone è importantissimo per Godfrey. Non è semplicemente il simbolo che Godfrey sia forte. È qualcosa che Godfrey voleva venisse sempre rappresentato accanto a lui. E quindi non può essere che qualcosa che è importante per la crescita di quest'uomo. Che poi è divenuto molto simile a un dio. E quindi questa è una sorta di sala del trono. Eh sì, è la sala del trono di Stormvale Castle. Che comunque, vedi, ti fa capire anche la politica dell'era dell'albero madre. Tu hai pure il trono, ma sopra di te c'è comunque Godfrey. Sì, cioè, esatto. Esatto, esatto. Regni perché... anche qui Game of Thrones, chiaramente. Sì. Cioè, lui è il re di... a prodo del re. Esatto, lui è il re di Sepolcride. Esatto. Ecco. No, intendo Godfrey. Godfrey è quello che siede sul trono di spade. Sì, esatto. Cioè Godric, mentre... o comunque diciamo High. Chi c'era prima di lui, esatto. Il re di Sepolcride, ma il re dell'interregno. Bravissimo, è Godfrey, esattamente. Godfrey, sì. Esattamente. Esploriamo un po', non mi immaginavo di poter esplorare, sinceramente. Tra l'altro bellissimo il fatto che non si possa attaccare qui, a dimostrare la sacralità. Sì, è come se ci fosse una forza, esatto. Che ti... Tu non puoi. Non puoi proprio. Non puoi attaccare, non puoi fare niente. Infatti non sto neanche rollando per distruggere i vasi, voglio rispettare di roleplay al 100% questa sensazione. Oh, c'è un basamento. E posso attaccare. Sei ormai uscito. Molto. Attenzione. Ah, ok, il lightning che scazza, non capivo. Sì. Impazzisce. Ok, è tornato più o meno normale. È bizzarramente vuoto questo posto. Sì. Non credo che Godric... Da molto tempo. Bravo, sì, lo visitasse. Questo qui così è rimasto dai tempi ormai penso molto lontani della super pace. Cala. Oh. Andiamo subito a vedere che cos'è questo oggetto e questo spirito. Che magari ci darà qualche insight. Ma ti crescono dei funghi addosso? Eh sì, questi spiriti hanno spesso queste manifestazioni fungine, anch'esse spirituali. È un semplice schiavo, comunque. Come tanti altri. Cercavi una vergine. Le mie uve. Cercavi una vergine? Sei un senza luce? Forse questo era il momento in cui la Grazia ha abbandonato? Potrebbe. Cioè questa è una fotografia del momento in cui Marika abbandona i senza luce e li lascia a se stessi. Ecco l'uva di cui parla. Nuova, vero? Mai vista. Nuovissima. Uva di Shabiri? Shabriri. Shabriri. Il nome non mi è nuovo. Possibile. Non ti è nuovo perché un suo talismano era un oggetto utilizzabile come dono di risveglio.
Bravo, sì, all'inizio era il gioco. Talismano che aumentava l'aggro dei nemici talismano su di te. Talismano di Shabriri, bravo. Quindi qualcosa di comunque ostile. È un oggetto chiave. È un altro, sembra un occhio, e infatti lo è. Bulbo oculare di un infermo, giallastro e grondante di umori. La superficie è avvizzita, mentre l'interno è viscido come un'enorme bacca sul punto di marcire. Consegnalo alla giovane cieca per guidarla verso la luce distante. Bulbo oculare ingiallito e gocciolante di un infermo. Allora, si è cavato gli occhi questo tale, perché guarda la sua posizione. Bravo, è bravo. È lui l'infermo. Esatto, esatto. Esattamente, esattamente. Quelle sono le i suoi bulbi. Uh-huh. Ovviamente ora è marcescente e voi mi direte: ma allora non è passato tempo? Eh no, Altolà, vi ho detto mille volte che questo mondo è una fotografia ai tempi della disgregazione. Non è marcito troppo, non è marcito troppo poco. Questo occhio, esatto, è davvero ancora qui. Esattamente come il sangue, questo qui animale, è ancora qui, esatto, in queste condizioni. Non marcisce mai, ne va incontro a decadimenti di sorta. Come anche l'occhio, la cacca. Ma anche la cacca, giustamente. Esatto. Quindi non ci deve sorprendere. Questo occhio è più o meno come era al momento del cavello da parte di questo tizio. La giovane cieca, però io non so chi cazzo sia. Credo sia una vergine. Lui cerca la vergine. Se lui cerca la vergine, È possibile, esatto. Uva di Shabriri. E quindi è Shabriri la giovane cieca? Se è di una Shabriri, giovane, una le appartengono cieca, gli occhi. Esatto, potrebbe essere lei e contemporaneamente avere una storia, un percorso che ha portato un talismano a prendere il suo nome e a creare ostilità. Sì. Shabri. Comunque, ragazzi, gli occhi sono... Cioè, se non abbiamo un boss in Elden Ring che è solo occhi, mi sorprendo. Gli occhi sono troppo importanti, sono piaciuti un sacco a Miyazaki in quest'opera. Io credo che ci darà una creatura turbo occhialuta, anzi turbo occhiuta. Gli occhi sono il simbolo di questo gioco. Abbiamo anche l'occhio di pietra della bestia. Mm-hmm, esatto. I talismani, occhi. Qua gli occhi sono importanti. Scelti. Ok. Shabriri. La incontrerò quindi, Shabriri, se posso consegnarli. Giovane cieca. Quindi anche Shabriri è cieca. Le vergini forse sono cieche. Non ricordo le vergini avvizzite se fossero cieche o no. Melina ha un solo occhio. Melina ha ma un solo Melina occhio. Non è una vergine. Esatto. Quindi non conta. Esattamente. Beh. Oddio, ma... Ma è per caso il passaggio per la prossima mappa? Mi sa di sì, ragazzi. Oh! Che cazzo di regia. Elden Ring inizia ora. Sì, basta con sta liurnia di merda! Ora ci sono! Cioè, ti rendi conto che dinanzi a te hai una mappa? Tutta esplorabile. Ecco la torre divina, un altro ponte. Quella è sicuramente la torre. Ok, Joel, abbiamo una struttura sulla sinistra, ci torneremo a breve qui. Una rovina. Tanta nebbia. L'avevo già vista in lontananza. Pensavo fosse solo un modo per coprirmi la mappa, ma è davvero... E invece... Qui. Esatto. Sì. E... Dai, quella è Raya Lucaria. Difficile pensare altrimenti. Il design... Il design ti dice chiaramente, in maniera
inoppugnabile. Quello è il nuovo nucleo. Quello è il nuovo legacy attorno al quale ci divertiremo. Guarda che bella torre, piena di teleporti per Leyndell. Del resto, se c'era una torre a Sepolcride del ritorno, secondo me ce ne sono in ogni mappa. Per avere sempre l'accesso assicurato alla capitale in maniera veloce e funzionale. Rovine piovute dal cielo. Guardali. Dei piccoli stronzetti che camminano, nobili ormai vuoti. Oh, che fascino il momento di scoperta di una nuova mappa. Mamma mia. Tanta roba. Tanta nebbia, una prigione dimensionale, credo. Credo che quella sia una prigione dimensionale. Non vedo l'ora di scoprire altri cavalieri del crogiolo. Un'enorme voragine. Ci torneremo qui. Prendo la grazia. Prendo la grazia e te li amo. Non è ancora il momento. Abbiamo cose da finire. Ma la grazia la prendo. Dirupo sul lago. Nuovo livello? No, già fatti l'altra volta. Quindi... torniamo indietro, Joel. Bravo. Non abbiamo ancora finito. Ha ragione, Pav. Dobbiamo, innanzitutto... tra le tante cose, più che innanzitutto, cercare le foto della tavoletta Shika. Non me ne vado senza quelle. Però io interagisco solo dopo certi eventi. Sì, ma volevo cercare una cosa anche nel tuo schermo. Mi torneresti per favore alla grazia che hai acceso? Certamente, posso teletrasportarmici. Molto bene. Sì, io volutamente non ho guardato troppo intorno perché sennò la tentazione diventa troppa. Lo so, ma forse un minimo dovreste. Bok. Non fermarti. No, non fermarmi a bocca. Aspetta, però voglio posso mettere la notte suggestiva? Puoi mettere la notte. Ok. Che bello. A parte le stelle sono bellissime. Sì. E sono anche più accese del solito, vero? Hai notato? Questa è una cosa. Bravo, sono contento che tu l'abbia. Bravo, l'hai notato. Raya Lucaria 100%. Guarda la poesia di questa. Lo so. Io sono in realtà. Di questa foto delle stelle anche... che sovrastano l'albero, esatto, madre. Che gli stanno sopra. Ecco. Praticamente ti dico una cosa, resta con questa inquadratura perché tu hai creato una doppia sorpresa per me e in realtà per l'intera community che mi segue. Io sono molto contento di una cosa che è successa e ne riderò e gioirò per sempre. Allora, è una di quelle cose che tu hai vissuto con Arceus che io non potevo vivere con i Dark Souls perché ero troppo veterano ed era troppo tempo. Allora, intanto sì, come ben sai, tendenzialmente tutti i Dark Souls non hanno mai avuto un meteo dinamico. Avevano dei filtri di luce, colore, shading, sì, eccetera, per creare atmosfere. Hai appena scoperto che Elden Ring, nonostante sia un open world e abbia quindi del dinamismo, fa anche lo stesso. Quando ti trovi in un'area, agisce e ti crea qualcosa di diverso. Come questo cielo. Ok? E, esattamente come me, c'è nessuna vita a notare quel personaggio. Io ero talmente immerso nell'ambientazione che quando l'ho vista mi sono letteralmente spaventato. Ho fatto oh! Mi sono spaventato perché non l'avevo vista. Non l'avevo proprio vista. E anche tu sei andato, girato, inquadrata, toccata, coccolata. Non è... Credimi, siamo in due. Puoi andare. Ma lei è Irina, non è Shabriri. Era morta. Le assomiglia, ma...
Dici che non è lei? Beh, no, l'abito è molto lei. Diverso. Sì. Fammi andare a vedere se c'è ancora a terra la povera Irina. Andiamo a vedere se Superman si è spostato. Andiamo, aspetta. Perché in realtà io... Ponte il sacrificio, vero? Io ho un dubbio su di lei, però non posso dirtelo, quindi... È qui. Ok, no, non è lei però. Non è lei, però... Guarda... Il modo in cui è bendata è simile. Esatto, il modo in cui è bendata è molto simile. Diciamo che è naturale avere il dubbio iniziale, perché è bionda, stessi capelli. Il fatto è questo. Se vuoi... E lo dico anche alla mia community, visto che non ho finito Elden Ring. C'è una cosa. C'è una cosina che mi è successa nei recentissimi episodi. Nei recentissimi episodi. Di cui non ti posso parlare. Te ne parlerò tra un anno. E... Mi ha fatto riflettere su Yetta. È il nome di questo personaggio che stai per incontrare. E te lo su cito... Yetta. Si chiama Yetta. E te lo cito non come spoiler, ma come odio, perché è la sua quest che mi si è buggata. No. Quindi noi avremo Blind, la sua quest. Perché tu non l'hai potuta fare. E non ti impedirò di farla, ovviamente. Quindi la vivremo Blind insieme, io non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. Tuttavia c'è un'ultima cosa, e questa la dico per i posteri, è qualcosa che fondamentalmente quasi monterei nella mia Blind. Ok. C'è una cosa che è recentissimamente successa nella mia partita che mi ha fatto un pochino dubitare in maniera positiva, ossia mettere in lecito dubbio quello che hai detto. C'è un piccolo dettaglio, non preoccuparti, non arrovellartici, è completamente inarrivabile, che mi fa pensare, in effetti potrebbe essere lo stesso personaggio, però non sembrerebbe. Quindi possiamo andare. Possiamo tornare alla riva del lago. D'accordo. Allora. Vuoi tornare al dirupo? Parliamole. Ah, ok. Io volevo prima finire il tutto, ma va bene. Decidi tu. No? Il personaggio non scompare. Questa è una tua scelta da giocatore. Puoi parlarle o parlarle dopo, senza alcun pericolo. Do your allora choice. Parliamole dopo. E allora a questo punto immagino che la tua voglia sia piuttosto esplicitamente legata al ponte fortificato di Sepolcride o Varre? Varre. Varre sia. Primo passo. Voglio andare da Varre. Che sta qua, vero? Sì. Andiamo da Varre. E sbattiamogli in faccia. Se... Esatto. E vediamo un attimo se ci tratta come ci ha trattato di pezza all'inizio sto stronzo. Well done indeed. My congratulations. Now, visit the round table hold for an audience with the two fingers in the inner chamber. In teoria le vedrò allora. Go to the round table hold. Sai, for an audience with the two fingers. Credo che a questo punto sia non male l'idea di seguire il consiglio. La torre non Andiamo. Scappa, ma penso che andiamo. La tua curiosità sia piuttosto feroce a riguardo. Sono d'accordo, andiamo. Andiamo. Allora... Andiamo da Sir Gideon. Fermati un secondo. Ok. Vorrei solo fare una cosa. Guarda chi c'è. Esatto. Ti chiedo però, per un motivo, un secondo segreto. Mm-hmm. Non muovere il personaggio per nessuna ragione. Stai un secondo immobile, dammi solo un istante. Sono fermo. Posso muovere la telecamera? Sì, puoi muovere la telecamera. Ok. C'è la ragazza che ci ha chiesto di
salutare le crisalidi per lei. Abbiamo peraltro un oggetto che dimostra incontrovertibilmente il fatto che l'abbiamo fatto, quindi andremo a parlarle. Non ho niente di nuovo da dire a D, non ho radici immortali, se non sbaglio. Forse una, o no? Però forse, non mi ricordo se a D hai già parlato dopo che avevi discusso con Gurrank. No. Ok, però con tutti, tanto, ora, sei di nuovo, ora sei di nuovo libero. Ok. Io... Cosa cazzo hai fatto? Vabbè, ok, mi hai hackerato il gioco, Hackerman. Parliamo con tutti. Ho già preso tutto, amico. In realtà ne manca una, ne mancano tre. Ne mancano tre. Vabbè, siamo qua. Stai zitto. Siamo qua, ma fammele usare tutte ste robe, tanto che faccio, me le tengo per ricordo. Perfetto. Le abbiamo anche lette, tra l'altro, tutte. Mancano solo quelle grossissime. E facciamo sto spendello. Prendiamo questa e ci mancano 2K e mezzo, praticamente 2K e 3. Quindi direi che spendiamo anche queste. Forse bastano. No. Quasi graftato, amici. No. No. Ah sì. Godo. Godric. E vai. Evviva. Ok, ora che mi dici? Further study of incantations, is it? Ma Miyazaki, l'ho finito. Dai. Ah, gli posso offrire il breviario del sacriderma. Sì. Lo farei, ragazzi. Sì, tanto non ti interesserà. Sì, sì. Ora... certo, Rogier ce l'ha detto, no? Che ormai non c'è più... Non c'è più etica. Bene. Il che, ragazzi, in teoria conferma il mio sospetto. Sono senza luce i sacri derma. Lui saprebbe insegnarci questi miracoli dei cidi. Nera fiamma. Incantesimo della nera fiamma impiegato dagli apostoli sacri derma. Proietta una sfera di fuoco nero. La carica cresce la potenza della magia e innesca l'esplosione della sfera. La nera fiamma è gravosa. Dopo aver inflitto danni, continua a ridurre i PV dei nemici per qualche istante. Incantesimo della nera fiamma degli apostoli sacriderma, la lama della nera fiamma. E allora dai ragazzi, la lama nera... Quindi in realtà il gargoyle che c'è al tunnel... Bravissimo! È legato... È bravo! ...ai sacriderma. Bravo! Incantesimo della nera fiamma degli apostoli sacriderma. È un apostolo sacriderma in teoria quello. Avvolge con fiamme oscure l'armamento nella mano destra. È un golem, è un costrutto. Chi lo utilizza, sa, non... utilizza un potere che apparentemente si avvicina a quello che si definisce ecco. Nero. Però nero, sì, esatto. Stiamo attenti. Scopriremo probabilmente una distinzione fra quello che utilizza lui, per esempio quel raggio rosso. Sì, okay. Che non sappiamo cosa sia. E quello che invece apparentemente è puro nero. Vero. Quindi lui è un seguace di qualcosa di molto, molto oscuro, apparentemente. Sembrerebbe anche un po' ibrido rispetto a quello che stiamo leggendo, però chi lo sa. Esatto, quindi è giusto che tu abbia questa correlazione, è sbagliato che tu la metta nella pietra. Certo. La nera fiamma è gravosa. Dopo aver inflitto danni, continua a assorbire PV per qualche istante. Anche questo in realtà ce lo dobbiamo segnare, perché quando verremo colpiti da una lama nera e quella lama nera continuerà a dotarci, allora siamo davanti a un sacriderma. Sei d'accordo? Esatto, a qualcosa che si avvicina al potere utilizzato dai sacriderma. May the Golden Order... Busy weeding death root, I take it. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? Da te ho già preso tutto.
Ma non è che posso rubare, Miyazaki, ti sei fatto più furbo? Sì. Il Miyazaki impara dagli errori, eh? Vedrai, vedrai. Ci hai provato, no, immagino. Io ho provato con tutti. Senza però mai arrendermi. No, ma neanche io mi arrenderò, però... Il bastardo ha imparato. E sotto? Niente? Non penso, anche perché proprio questa secondo me è proprio vuota, non è che c'è qualcuno, sì, è un'armatura. Ci sia qualcuno dentro. E comunque, in ogni caso non c'è niente. Non ho mai incontrato Lania. No. Magari è a Liurnia? Sì, 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 ci hai già detto. Eccoci. Ma no, come sei triste, mi spiace. Roderica, 95 Ita. Già. The round table hold, covert quarters of the two fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden. Ok. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots. Neanch'io. It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. A questo punto sono 100% convinto che le due dita non siano divine. Beh, perché sì. Sì, ok. Sono dei tramite, perché ha detto rifugio segreto. Un dio non ha bisogno di un rifugio segreto. Touché. Dai. Ma io ho l'oggetto. Ehi. Ho l'oggetto. Hai l'oggetto. Guardalo. Ma ti è successo quello che è successo anche a me. Ha strippato? Esatto. Se tu non glielo porti subito ed esci fuori sul dirupo del lago, la sua quest fa uno step forward. Ok, vabbè. Pace. Ma l'ho scoperto con te adesso che quello è il trigger finale. Ah, ok. Altrimenti ci saremmo guadagnati un piccolo dialogo extra, immagino, in cui ti ringraziava. Sì, esatto, sì. Niente di che, probabilmente, però. No. Probabilmente no, però. È una senza luce, ma questo non mi sorprende. Godric andava a caccia di senza luce. Quindi i suoi compagni lo erano ugualmente. Vediamo un attimo se possiamo... No, non volevo parlare con te. Non volevo niente da te. Vediamo un attimo se esce fuori Melina. Ho distrutto una sedia mentre premevo il triangolo. Niente. Chissà perché Melina non esce mai fuori qui. Secondo me non si vuole far vedere alla tavola rotonda, perché lei non è una vergine, non fa parte propriamente di questo ecosistema. Secondo me Melina fa la furbona. Perché non si fa mai vedere alla tavola rotonda? A parte che probabilmente la possiamo vedere solo noi. Melina. Pure tu puzzi un po' di merda, eh. Cioè, per carità, grazie, senza di te fra, non vedrei, la però... porta centrale! La porta centrale, fra! Che cazzo! Ora, era qui dietro la porta nuova, vero? Sì. Beh, andiamoci. E poi dopo facciamo il resto del giro. Questa porta... Però no, prima andiamo da Gideon. Voglio vedere se ha qualcosa da dire riguardo il fatto che siamo diventati dei fighi. È chiuso. Certo. Oh, ciao! Pav un po' ingrifatino. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You were the one to defeat him. Sì. I would hazard. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Amuleto arsenale. Questo c'era nel CNT forse. Sì. Vero? Sì. Fammi vedere un po' come grafted questo amuleto. Amuleto arsenale. Ha un amuleto di ferro che ricorda un ammasso di armi. Incrementa il carico massimo dell'equipaggiamento. Beh, per me non è male. No, per niente male. Questo talismano fu ricavato dal peculiare spadone brandito da un sovrano assetato di vendetta. In che senso, scusami, ma questo... Cosa? Ma è Godfrey? Il sovrano assetato di vendetta, scusami. Ti sembra la spada di Godfrey? Godfrey usava un'ascia. Ho capito, però le grandi spade enormi raccontano la sua storia, tendenzialmente.
Sì, ma la forma della spada è diversa. Io credo che Nefeli abbia probabilmente sconfitto questo sovrano. Dici? Sicuramente non è Godfrey. Non ci credo. O meglio, sicuramente. Non ci credo, perché la spada è diversa da quelle rituali. Godfrey Cosa usava un'ascia. Però vedi che questo amuleto arsenale richiama proprio le grandi tombe con le spadine intorno e la grande spada al centro che racconta la storia. E quasi tutte quelle spade ci hanno raccontato la storia di Lord o Re Godfrey. Guarda, la cosa più vicina che mi viene in mente da pensare come spade congiunte che fanno un talismano è Morn. E c'era questa sorta di vendetta in quel castello. Però certo. Non ti saprei dire, nel senso che la composizione delle spade che raccontano la storia di Godfrey sono intanto lame diverse e poi hanno una forma rituale anche di esposizione diversa rispetto al agglomerato contorto di spade. Alternativamente è il proprietario della spada di spade, quindi sì, Morn di Castle Morn. Che è quello che penso. Non credo che avremo un grande racconto su questo, però guarda, che qualcuno abbia fatto un talismanino per aumentarti il peso trasportabile di 20 grammi dallo spadone di Godfrey, non ci credo mai. No, è vero, hai ragione. Potenzia gli attacchi caricati. Togliamo i PV massimi, tanto ormai abbiamo fatto un bel passo in vitalità. Infatti, buono, dai. E vediamo quanto possiamo metterci addosso. Certo, quei bonus sono percentuale, però è basso quel bonus, quindi. No, certo. No, così è carico pesante, purtroppo. Carico medio, però posso rimettermi, però fa proprio schifo il... quello di Schinieri. Ecco, questo sempre carico medio. Però già siamo più corazzati così, eh? Dai, guarda come siamo ben corazzati adesso. Già abbiamo un corazzo maggiore. E qui? Graftosa la sirva. Però le corna mi piacciono troppo. Ci siamo. Va bene così. Purtroppo il carico pesante me lo triggerò a 48. 47, sì, a 48. No, 49. 49, 48 ancora ci sto dentro. Carico pesante, se faccio così. Sempre pesante. Faccio così. Bello però così Pav, così è il Pav della sigla. Bello, è vero, che bello che è. Che bello che è. Dai. Dai, dai, questa è la veste di Liurnia. Dai, è forte. Bello Pav così, mi piace. Sei pronto all'udienza? Sì, devo fare un attimo un giretto. Ma certo! Voglio essere sicuro a questo punto che non c'è. Ecco. Anche voi gli occhietti non ce li avete, ragazzi. No, esatto. Orbite e quindi, come vuote. Le guardiane del fuoco, le vergini non hanno gli occhi. Devono avere gli occhi. Perché d'altronde. Posso... A loro serve solo vedere la grazia, no? Sì. Ho offerto il globo. E offrendo il globo, cosa ho ottenuto? Le ossa. Cose nuove. Le vedi? Ah, le ossa, eccole qua. Sì, giusto, giusto, corretto. Ma ancora mi ci pulisco il culo con queste ossa. Purtroppo non ho altre anime. Ricordati di esaurire i dialoghi fino all'ultimo. Non so se Nefeli ha ancora qualcosa da dirti. Ah sì sì, controllo, certo. Sono distratto. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Encher's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce. Tuo padre adottivo è Ofnir. I'm sure talking to him will be worth your padre adottivo è Gideon. Per forza. Enshai. Il capo della tavola rotonda chi è? È Gideon sempre. Merda. Merda. Per ottenere la mano di questa dolce donzella Pav deve convincere Gideon. Esatto. We all know. We all know. Esatto. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it.
Quindi devi chiedere il permesso a Ofnir. A Ofnir. Ragazzi, ve lo immaginate al pranzo di Pasquetta con Gideon, the all knowing? Ti ho già raccontato quella battuta. Sì, io sono the all knowing. È quello. Esatto. E ti fa le orecchiette. Oh Gesù. Ma oh Gesù. Voglio vedere la capigliatura. Guarda che chioma lunga. Conturbante, direi. Beh, conturbante senz'altro. Ale. Mamma mia, che schifo che stiamo facendo. Ora si chiude la porta delle due dita. No, non vi voglio, bastardi. Ma che bravo che esplora. Devo. Ma che bravo che esplora. Stai esplorando nel posto giusto, sai? Voglio vedere se è apparso qualcosa. Esatto, bravo. Rougier! Complimenti. Ma tu non... Sei... Hai le mosche addosso? Perché hai le mosche addosso? Non solo, guarda molto bene. Esatto, guarda molto bene. Non sono solo mosche. Ma che ti è successo, bro, le gambe? Bravo. È stato graftato anche lui? I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, gli hanno tagliato le gambe. Credo gli abbiano tagliato le gambe. Credo che sia stato vittima di un grafting. Di un innesto. Alternativamente, se le tagliate lui. Aspetta un secondo. Che cazzo è quello? Bravo. Bro, ma che cazzo hai fatto? Esatto, che cos'è quella roba? Brutta storia. Non penso che sia legato al... Ti vedo. Brutta Sono storia. Sono rovi. Brutta storia. Brutta storia, ma... Lo avrà fatto apposta? O no? Chi lo sa? Questo è successo lì sotto. Hai ricordato anche la pozza di sangue, esatto. Appunto, ma lui non è morto. No. Quindi forse cosa significa? Forse in quanto senza luce è morto e si è risvegliato. Solo che non come prima. Bravo, e ecco è qui che volevo arrivare. È morto per come lo conoscevamo prima. Sì, esatto. È qualcosa di nuovo, Rogier, con queste radici marce dentro di sé. Allora la prima cosa che ti chiederò è riguardo a D. Ah, so you've met D. D is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged. Never again. Quello che volevo sentirmi dire, amico mio. A te è piaciuto? Tu ti sei divertito a fare ricerche sulla morte, mentre il tuo amico D... Piuttosto. Al contrario, cioè, odia tutto quello che è il potere legato alla morte. Rougier, che simpatico personaggio che sei. Vero. Mi divertirò con te. D was telling me that he discovered the mark of the centipede. Il marchio dei mille piedi. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. Cos'è il marchio dei mille piedi? Mai sentito prima. Ora, fermati. Sì. Questo dialogo fra, e te lo dico proprio, Francesco, è uno dei motivi per cui ti ho fatto quelle introduzioni tempo fa. Questi dialoghi, per carità di Dio, segnateli. Cioè, o meglio, no, ci sono io. Però non segnarseli in blind significa mettersi stronzi. Nei guai seri. Perché questa roba magari non verrà più citata per 45 ore. È un casino. Perché poi lui l'ha detto. Cioè, nel mondo reale l'ha detto. Quindi marchio è... dei mille piedi. Esatto. Marchio dei mille piedi.
se usato da una persona con propositi non negativi, come sarebbe interessante. Come me. Guarda, oh, riguardo cosa... al cadavere sotto Grand Tempest. Ah, vabbè, dimmi tutto. The misshapen corpse under Stormveil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malekith, the Black Blade, and on a bitter night murdered Godwin the Golden. Attention. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Certo. And that thing is to blame for the shape. Non avevo dubbi. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. E invece lo farò. Allora, aspetta, prima che secondo. Tu dica qualcosa. Ecco. Ti rendi conto che questo dialogo bastardo è scomparso? Cioè, tu non lo potrai più sentire. Però io sono qua tutto. Per te, ma mi raccomando, esatto, ti ho messo su questa strada non a caso. Quindi abbiamo il corpo è una sacra, tra virgolette, reliquia del complotto e della notte dei neri coltelli. E pensavo fosse esatto. Successiva alla disgregazione, ma cioè certo. Alla rottura dell'Elden Ring. Eh sì, certo, anche per come te lo raccontano nell'intro. La Nuruna, esatto, e invece no. Invece parte del percorso che ha portato alla rottura dell'Elden Ring. Quindi pensa quanto quello che ti ho detto ancora di più nella mia testa ha senso. È chi vive nella morte che ha progettato la distruzione dell'Elden Ring. Ma addirittura, siccome è così, prima c'è il furto della runa della morte e poi dopo c'è la disgregazione. Poi dopo c'è la disgregazione, esattamente. Prima tu rendi i semidei uccidibili, no? Tu sì. Prima rendi i semidei mortali, dopodiché vai a rompere il simbolo dell'ordine che ormai hai già mandato a puttane. Anzi, non solo il simbolo, vai a distruggere l'ordine, perché l'ordine, certo. Quando si è rotto l'Elden Ring è successo il macello anche a la natura, all'albero, a tutto. Malekith, la lama nera, evidentemente è il possessore della runa della morte, colui al quale è stata rubata. Però il principe della morte è Godwin. Quindi Malekith sì. Era probabilmente la sua spada tanto quanto Malenia lo è di Michella. Mm-hmm. Se volessimo trovare un rapporto simile, no? E quindi il principe della morte Godwin comandava le lame nere. E quindi il questo fatto... significa che le lame nere gliel'hanno buttato in culo, ma erano i suoi soldati. Il fatto è questo, abbiamo due strade. Io su questo non ti guiderò. Abbiamo o il fatto che il principe della morte avesse... sotto il controllo le lame nere, oppure che il principe della morte non avesse contatto con la runa perché Malekith, il re, l'aveva, una cosa del genere. Diciamo che io in blind questo, tutto questo in blind per me è stato è ancora sotto alcuni cosi un mistero incredibile. Ho ancora qualche tassello mancante e questo è per questo che sono così teso con te. Abbiamo a che fare con dialoghi cruciali. È che, pensaci, Godwin è un god, quindi sì. Non credo ci sia qualcuno sopra di lui. Però ti posso giocare con te? Sì. Proprio perché non ho risposte. Cioè, se non ho risposte... vado libero. È giusto, vai libero, giusto, perché dico, non è foreshadowing. Esatto, e ti dico qualcosa per la quale in tutte queste ore non ho sentito nulla. Quindi è la mia sparata che discuteremo magari in futuro. È vero che God è la radice di Godfrey e quindi, diciamo, sotto alcuni punti di vista, degli Aurei e dei figli semidei. D'accordo. Però... Malekith ha come radice Marika. Quindi non saprei dirti se è veramente così poco importante. In giapponese di sicuro, perché Malekith. Quindi chissà. Però il principe della morte rimane Godwin. Lo so, è che noi non sappiamo com'è chiamato Malekith.
forse solo la lama nera. Se è solo la lama nera, chiaramente non può essere. Il fatto è questo. Aspetta un secondo. C'è una cosa che io so che non posso dirti, però. Rileggiamo. Ok. Facciamo il rileggo, ok? Pustola maleodorante estratta dalle carni di un volto incrementa la vitalità. Si ritiene che questa pustola provenga dal volto sfigurato del principe della morte, che rispondeva al nome di Godwin. Ok. In quanto prima vittima dei semidei, si narra sia stato sepolto nelle profondità della capitale, in prossimità delle radici dell'albero madre. Noi sappiamo che sono stati i coltelli neri a uccidere Godwin, corretto? Sì, quindi sono stati possiamo, loro, per proprietà transitiva, dire che le lame nere hanno, sì, ucciso Godwin. Giusto? Questo è qualcosa su cui non metterei assolutamente il fuoco sulle mani. Nel senso, stiamo molto attenti perché siamo in un mondo martiniano. Basta una virgola e ti incula tutto. Cioè, quindi secondo te lama nera differente da coltello nero? Ma non si chiamava assassina della lama nera quella che abbiamo trovato alle catacombe? No. Come si chiamava? Assassina? Lo segno. Adesso fammi controllare se qualcuno in chat, che adesso riappare. Assassina dei neri coltelli. Dei neri coltelli. Allora, il fatto è questo. Il fatto è questo. Ti parlo, e allora, blind. Ti parlo allora blind. La maniera potrebbe essere diversa dai neri coltelli. Esatto, ti parlo blind qua. Ho qualche informazione in più, più che altro perché ho ucciso cose che hanno droppato cose. Ma senza parlare di descrizione, il gargoyle è quello seguace della lama nera. Beh sì, c'è scritto nella boss fight. Nella boss fight. Nella boss tag. E fermati. Ha appunto, cioè dico proprio fermiamoci, ha una spada nera. Certo. Il coltello che ha ucciso Godwin non è nero. Non l'ho visto in realtà. Non me lo ricordo. Si vede nella opening. Ha dei filamenti neri che potrebbero essere appunto legati al fatto che il nero è legato alla luna della morte. Al deicidio. Magari la luna della morte è nera, non lo so, al posto del dorato è nero, però il deicidio è nero. Cioè, ecco, è un po' un casino. È un casino. E allora, se volessimo provare a correggere il tiro, dato che mi avete detto che l'assassina è quella dei neri coltelli, allora Godwin è il principe della morte, e quindi in teoria è colui che... Innanzitutto, la runa della morte sembrerebbe essere divisa. Anche in tempi di pace, pre-disgregazione. Sì, certo, perché ci viene stato detto rubato che un frammento. Esatto. Quindi, probabilmente, la runa della morte è così pericolosa e antitetica rispetto all'ordine aureo che è stata spezzata, a differenza dell'Elden Ring, che è stato rotto dopo, e divisa, in modo tale che ciascuno avesse una parte, un po' come quasi generare un equilibrio politico. Cioè, tu per riunire la runa della morte devi avere tutti quanti questi stronzi che ne hanno un frammento che si mettono d'accordo per rimetterla insieme. Sappiamo che le rune spezzate possono essere reintegrate perché è il concetto del gioco, ricreare l'Elden Ring, no? Se no, sì, non staremmo a fancazzo qua. Nessuno potrebbe più tornare Elden Lord se le rune non potessero essere da frammenti maggiori riunite in Elden Ring. Quindi che la runa maggiore fosse spezzata, in teoria è spezzata per permettere... Ma poi c'è anche un altro fattore, Certo. C'è un altro fattore che secondo me è da valutare come serissimo e non so come incastrarlo in questo puzzle. Il fatto che la runa della morte esista in contemporanea a un Elden Ring intatto. Cioè significa... Perché è spezzata, che non funziona. Ma l'anello ancestrale quindi non ha in sé la morte. No, ma questo l'ho dato sempre per scontato. L'anello ancestrale è brodo di vita. Esatto, cioè lui non controlla la morte e quindi il ciclo di morte legato... Infatti torni all'albero. Fermati, esatto, Goccia. Il ciclo di vita intorno all'albero è un'idea dell'ordine aureo. Assolutamente, mi trovi super d'accordo. È il concetto per il quale io penso che sia la morte, chi rappresenta la morte, ad aver escogitato la disgregazione. Capito? Cioè, quindi l'ordine aureo ha voluto creare il ciclo della morte
intorno all'albero madre, quando l'albero madre non ne aveva la natura. È un casino, cioè. Sì, 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 sì. Io sono super... A meno che il bieco complotto dei neri coltelli sia quello che è arrivato a noi e nell'intro. Magari c'è un precedente, una precedente azione, certo, terribile, non lo possiamo sapere, che ha separato una runa segreta dall'anello, ok? Senza distruggerlo. Questo non lo possiamo sapere. Vabbè, in realtà ti posso facilmente rispondere. C'è stato lo shattering della runa della morte. Sì, esatto, si è frammentata. In teoria, se Rennala vuole qualcosa, è che l'Elden Ring rimanga rotto, la runa venga invece della morte ricostruita, quindi abbiamo il Morten Ring. Sì, e esatto. la runa dell'Elden Ring, le rune dell'Elden Ring rimangono divise in mano a gente affinché non si riformi mai più. Quindi... Però ecco, vedi, questo è importante. Cioè, questo siamo dinanzi a... diciamo che Roger è un chiacchierone importante, eh? Ti posso fare una... domanda che così istintivamente questo discorso mi ha generato. Vai. L'Elden Ring non è quindi un oggetto, ma un consumabile. Hai capito che intendo dire, no? Noi consumiamo le rune e livelliamo, quindi tu per diventare Elden Lord prendi sta runona gigante e ping! E te la assorbi e diventi Guarda, Elden Lord. Mi trovi... Quindi lo shattering dell'Elden Ring è lo shattering di Godfrey in realtà. Ed ecco perché potrebbe essere Oralu, perché Oralu è Godfrey senza God, senza l'Elden Ring assorbito. È Oralu è Godfrey che delivella. Guarda, è la boss fight finale di Demon Souls. Semifinale, dove ti riassorbono il livello, no? Ho un dialogo su questa cosa che tu non hai, quindi qua non ti darò nulla. Ti lascio su una frase che hai detto, che appunto è il fatto di rompere l'anello, essere correlato al rompere il Lord Ancestrale, che secondo me mi piace molto. It's interesting. E però, esatto, a questo ti dico e ti aggiungo, ogni volta che Roger avrà qualcosa da dirci, ci fermeremo. Minchia. E quindi ecco, in realtà per ora il complotto dei coltelli neri potrebbe essere legato a riunire i frammenti di runa, a ritrovare la runa per intero e in teoria farla mangiare a un senza luce, creando l'anti-Elden Lord, ovvero il signore della morte. E magari Gurrank. Solo che non è un senza luce, ovviamente. Però Gurrank sta mangiando letteralmente frammenti della runa della morte. Cioè non ci stanno cazzi. Cioè, sì, è vero, è vero. Non si capisce il perché. Non capisco il perché. Però non ci dice il perché il puzzone. Però, E ti dico... Però come corteggiava Renna, mi fa pensare che siamo noi alla fine del gioco a decidere quale runa ingerire. Ah, visto... beh, su questo mi trovi molto d'accordo. Sì. Noi saremo... Probabilmente la disgregazione ci dirà e ci darà la possibilità di ricostruire l'Elden Ring con un nostro pizzico di volontà. Della serie sì, io te lo rifaccio l'Elden Ring, però aspetta che questa cosa non mi piaceva prima. Sì, quindi Maliketh da questo punto di vista potrebbe essere non più un sottoposto di Godwin, ma un in qualche modo un detentore del potere al quale lui doveva fare da guardiano. Principe della... A meno che addirittura il principe della morte non sia un titolo successivo. Guarda, per quello che ne so, e qui si... Cioè qui diventa principe della morte una volta che è morto. Che è perché bravo. Vive nella morte in quanto adesso la runa della morte è stata rubata. Io qui... Quindi, in realtà è Nito adesso Godwin. Esatto, io non lo andrei a rimuovere come idea. Cioè lui potrebbe essere il principe della morte perché è il primo semidio morto. Però a quel punto che cazzo era prima? Cioè, era semplicemente l'aureo? Il figlio di Godfrey? Il grande semidio? Magari primogenito? Non lo so, eh. Godwin rimane lui. O lei. A questo punto. Che... Lui, lei. E quindi hai sconfitto Godric. Possiamo parlarne a Rogiera. Già.
E te l'ho detto che c'era... Ogni che c'è, volta che torniamo qua che casino, eh. Guarda, che lo sapevo, questo era l'episodio post-Godric. Goduria. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. L'otto. Capito, che capito che gioiellino t'ha dato? As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Secondo me lui l'ha fatto apposta. Lui si è fatto contaminare da questo potere. Non fare il cazzorre con me. Allora, leggiamola un attimo e vediamo anche su cosa scala, che cos'è. Una sicuramente... Allora, aspetta, no, non posso. Sì, posso. Aspettate un secondo, mi butto. Ok, qua puoi testare le cosine. Esatto. Spero che non mi invada nessuno. No. Con un paio un po' di respiro. Dov'è lo spadino pazzo? Eccolo qua. Spada Dex. Eh sì, è uno stocco. E ha anche già la cenere cariana, delle scinti spade cariane addosso. L'hai ottenuta gratis praticamente. Eh sì, stocco dalla lama sottile affilata con decorazioni intricate. Arma favorita dello stregone Rogier. Per liberarne il potenziale serve molta destrezza. Il suo stile fluido, eccelso negli attacchi in successione, è uno spettacolo per gli occhi. Falange di scinti lama. Abilità usata dai cavalieri incantati di Caria. Ebbè, lui non è stregone. Genera un arco di piccole scinti spade ad attacco automatico. Con un secondo attacco colpisce in a fondo. Però non la proverò perché tanto non è roba mia. E per quanto certo potrei farla diventare roba mia in questo gioco. È vero, potresti. Però uno stocco strength fa ridere, cazzo. Un po'. Però magari stocco... fa malissimo. Stocco pesante. Stocco pesante, esatto. Vediamola un po'. È lì sotto. Me la sono persa. Eccola. Okay. Ne vedo il moveset, anche se non posso. Sì. Okay. Minchia, quell'attacco pesante è proprio pornografico. Cioè. Boom, boom. Questa è molto da PV. Sì. Non posso cariare. Purtroppo non puoi cariare, esatto. Questo lo voglio troppo. Troppo. Che bello. Troppo. Troppo. Livellare. C'è Pav con il cazzo di pugnale forza. Esatto. Esatto. E vedrai il moveset di dual pugnali che cos'è. Però non ne posso trovare un altro di questo, vero? Questo è speciale. Non credo. Però potrei darti quello di Joel. Oddio. Esatto. Sarebbe incredibile. Quella è la modalità Pav affetta agli insaccati. Esatto. Alla locanda. Esatto. Oh mio Dio. Tu mi dai una Reduvia, io ti do il Cinchedea. Ti giuro, facciamo questa cosa di lore. Facciamola. Bellissima. Let's go. Va bene, io ti do la mia Reduvia e tu mi dai l'altro pugnale. Minchia, dai, è forte. Quasi gode proprio, si diverte. Allora, Okay. Aspetta, fammi andare anche dal fabbro Pav. No, non qui dentro. Vietato. Ah, aspetta, ti do un consiglio. Ora che vai dal fabbro, non premere tasti. Ok. Ah no, che okay. Non ti sia ancora innescato un dialogo extra. T'arriverà. Innestato. Arriva. Innestato. Look at you, those eyes tell a story of a challenger who fell. Hai ragione, bravo. Fight him well. Esperto il ragazzo. Riguardo a Roderica, in che senso? Sì. The girl you bought here. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Ricordiamoci che lui è spaventato da una donna. Ed è il motivo per il quale si è fatto imprigionare qua. Roderica con gli spiriti. Dopo magari le andiamo a parlare di nuovo. Rune insufficienti. Ma certo. Allora niente, ora non faccio un cazzo. Ah, tempo al tempo. Giocato tutte le rune, ma sì, tempo al tempo, esattamente.
Se no, basta, butto via l'anima di Godric, ci sta. Un paio di potenziamenti. Esatto. Dai, ci sta. Se no, ammazzo qualcuno di qui dentro. Ne avranno sicuramente un sacco. Padone della lama innestata. Ma lui non è ancora potenziabile, vero? Lo spadone della lama innestata. Non so se hai una... un pezzo 3. No. Still not. No. Vuoi parlare a Roderica? Sì, perché credo abbia sbloccato un dialogo questa cosa. Ah, aspetta, prima mi devo far fare un... un abbraccio. Un abbraccio, sì. Would you like me to hold you once more? The blessing. Sono tutte uguali le bionde di questo gioco. Would you like to be held? Regardless. Now. Sono tipo le donne di GTA San Andreas e gli uomini di GTA San Andreas, ne ho 4. Ah, vai. Dammi un abbracciello, vai. You are so very warm. Sai che c'ho il durello? My dear, have you ever heard of black knife prints? Dear Roger likes to talk of them when abed. Certo. And the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made. Somehow hide the truth of the conspiracy. Quello di Godwin alle spalle. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. Vabbè, sì. Veramente lui after sex fa questi discorsi a Fia. Esatto. Grafo pugnali neri. Grafo pugnali neri che lasciano particolari segni. Quello strano, quel filamento strambo, esatto, che aveva, bravo, sulla schiena Godwin. Esatto. Esatto. Sono bruciature alla fine. Come, no? Vedi, tornare qui... Probabilmente la fiamma nera vera. Stai ricevendo un po' di dialoghini, eh? Sentiamo ancora che ci dice. In truth, I've heard tell from someone. È cominciato a piangere. About the black knife prints that fascinate dear Roger so. Ah, fantastico, ci andremo tipo subito. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table. Si è sentito in colpa Roger, forse lui fa parte della cospirazione. Hai trovato una mappa abbozzata, va bene. Grazie dell'abbraccino intanto. Sì, sì, lei è come quando vai nei bordelli, nei giochi tipo crime, sì, e ti dicono le cose, le prostitute che sentono in giro. Sì, 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 Fia, vero personaggio rockstar. Roger potrebbe essere proprio legato a questo. Però Roger è troppo giovane per essere legato all'effettiva cospirazione. Eh sì. A meno che non sia un essere strano forte. Mi sembra più troppo ingenuo per essere... Però piangeva. Perché piangeva? Vediamo un po'. Cos'è questa mappa? Boh. Semplice mappa ricevuta da... Mo' vediamo un attimo. Indica la posizione di un grafo pugnale nero. Fammi vedere se è Sepolcride. C'è un punto che potrebbe essere Sepolcride Est? No. Non può esserlo semplicemente perché c'è una torre. E c'è pure vicino un albero madre minore. Esatto. Non è Sepolcride, secondo me. Ci riguardo, ma guardate. C'è un albero madre... E poi c'è una torre subito accanto e poi finisce la regione. E c'è una cava. La X segna una cava, in teoria. Quindi secondo me un Sepolcride è manco per il cazzo. Amici. Niente. Non è una mappa che conosciamo. Potrebbe essere
potrebbe essere serenamente Kylid in un punto che non conosciamo, Liurnia. Certo, forse certo, ovvio. Perché hai degli indizi e ti fanno capire che non è dove pensi. Cioè, non è dove speravi. Quindi i grafo pugnali neri dovevano anche praticamente generare quell'effetto di abrasione quando colpivano. Mm-hmm. Forse questa, di fatto, è la... È l'idea attorno a questa fiamma nera. Cioè, sono dei cidi, quei coltelli, perché bruciano con la fiamma nera. Sembra, no, un po' un ustione quella che lui ha dietro la schiena. Sì, appunto. È chiaramente quello il segno. Dov'è che... Eccolo. No. Ah, perché non le ho comprate. Ecco perché non le trovo. Ok. No, 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 tranquilla. It is time for udienza. Secondino, eh. Controllo, amici, che non sia apparso niente. La cucina dei Little Nightmares. Un controllino fast, maestro. Un controllino fast. Tranquillo, io ci ho passato penso un'ora lì a camminare, accumulando tutte le volte che ci sono tornato. Devo vedere se ho imparato. Almost. Bob! Ok, non è un tipo di platforming che ti vedremo fare presto. Sì! Grande! Evviva! No! Che hitbox ho? Sì. È vivo. No. Poi non ci devi saltare di nuovo. Non succede questo. Quando andrai all'udienza ormai ci sarà un dito solo. L'altro è andato via. Bene, vado. Lo volevo fare, ragazzi, scusate. Scusate. Minchia, stavo ascendendo, ragazzi, avete visto? Ora scende. Ok, ok, ok. Ci siamo. Non c'è altro da fare. Ah, aspetta. A pleasure to see you. Thank goodness you're safe. I'm still looking for my own purpose. It's not easy. Ma c'hai un'affinità con gli spiriti, e questo è il tuo purpose. Evviva. You're telling me sì. I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to. Assolutamente. Cosa fa? Potenzia le evocazioni? Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. Un po' Andre. If I do have it, I suppose I should try. I'll ask Master. Ok, aspettate. Tecnica Maestro Sabaku. Bravissimo. Anzi, acceleriamo proprio il tempo così. Fasa.
Ma no, ho fasato. Andiamo a parlare con Hugh. Infatti, andiamo. Road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. Chi stai pregando tu? Please grant me forgiveness, Queen Marika. Oh, Marika, grazie di avermi risposto. You is it? Molto importante questa cosa. Già! I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot, but my prayers are mine. Lui odia senza luce, ma è riverente a Marika. Particolare. Vero? In teoria, se sei appunto legato a Marika, dovresti essere legato anche senza luce. E poi ha parlato di uccidere un dio? Sì. Quale dio? Allora ci sono altri dei oltre Marika. È evidente. È come se lui lavorasse nel tentativo di raggiungere quell'obiettivo. Mm-hmm. Ma odia i senza luce. Forse ritiene che Marika sia perita per colpa dei senza luce? È un personaggio consumata per più complesso di un Andre, diciamo. Già, molto di più. Parliamo intanto di Roderica. The girl. What about her? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. No, invece sì. I refuse to believe. Ma che cazzo? I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Ti giuro. Vado a parlare con lei, però mi sono rotto il cazzo di fare da tramite, ragazzi. Siete a due porte di differenza, Cristo. Parlatevi. Allora, Roderica, ha detto il mio amico. Ma come? È il momento di sedersi. Esatto. Non serve accelerare il tempo. Ah, ok. Grazie, maestro. Oh, sono andati a fare pace. A parlarsi, finalmente. Dove è andata? L'hai uccisa? Well, where have I took you for day? Ma sono passati 3 minuti! Come sono morto? I spoke with the girl. She has a gift. Visto, ragazzi, che facendo contenuto non è facile guardare lo schermo, ci si perde un sacco di cose. Lui oggi ok, non è allora la persona di cui ha paura, questo è certo, perché la persona di cui ha paura è Rennala, perché è una donna ed è il dio che vuole uccidere, chiaramente. Oh! Ok, dov'è? Dov'è? Ah, eccola. Okay. Era neanche prima. Ah, ok, vabbè, io sei Donia, Bing, sei Donia. Merda, che trasformazione. Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you, spirit tuning, credo siano le vocazioni. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice. Piccina, ha trovato un posto nel mondo. Sintonia spiritica. Il menu sintonia spiritica consente di spendere rune con vallarie sepolcrali, ne ho un botto, per potenziare gli spiriti, infatti immaginavo, evocati dalle ceneri. Per potenziare gli spiriti con nome sono necessarie le convallarie, perfetto. Allora, il convallello è...
Tu facci caso, è una cosa molto importante non sottovalutare l'unicità delle ceneri. Per esempio, ti ricordi che Sara Curolili nel pub aveva parlato di scheletrini che tornavano e la facevano stare tranquilla e serena? Questa qua, ceneri di Milite scheletrico. Ecco, secondo te perché lo fanno? Perché sono davvero scheletri. Loro vivono nella morte. E quindi non muoiono mai. E quindi, se non vengono colpiti dopo essere morti, fino a che non si rialzano, tornano in vita eternamente. Cioè, questa è la stessa meccanica che hanno i non morti. Certo. È figo. Però, di roleplay, io potrei solo evocare gente figa come questa. E allora, tempo al tempo. Ne troverai di figa. Bene. Comunque anche lei è identica a tutte le altre bionde del gioco. Sono tutte uguali, ragazzi. Cioè, guarda. Roderica. Lei? No, ok, no. No, ok, no. Dai, adesso andiamo dalle bionde due dita. Certo. Però non possono essere queste le due dita, non possono essere letteralmente due cazzo di dita. Questa è una cosina che un po' di brividini ne mette. Dopo tutta questa aspettativa, cosa scopri? Cosa sono? What? Ragazzi, sono perseguitato dalle mani in qualsiasi cazzo di gioco. Qui tanto, mi sa. Questa cosa che diamine significa? Le due dita... C'è una mano, guarda, è proprio spezzata. Le altre tre dita folli sono della stessa mano. Esatto, esatto. Cioè, le due dita sono due dita. Sono i serpenti di questo gioco. Esatto, sì. Sì. Cazzo. Merda, inaspettatissimo. Esatto, inaspettatissimo. Avrei detto tutto tranne che le due dita fossero due dita. No, sì, no, io tutto avevo detto, ma quando sono entrato qui dentro, ho detto, cosa può Sakurai, dire? Master Hand, gli altri infatti sono folli, sono Crazy Hand. Quindi esistono... Cos'è un alieno questo? Cos'è? Bella domanda. Fa parte di questo mondo, fa parte di un altro universo, è un dio preistorico. Scopriamolo. Ma che cazzo, sono due dita? Sono due dita. Ottima idea, maestro, sì. Sono anche piuttosto marce, chissà, magari un tempo non lo erano. Direi di no. Direi decisamente che non lo erano. Del resto c'è ferite. Proprio la gestualità della mano nella mano per il leveling, no? Esatto. Tocca due dita. Parleranno queste due dita? O ci sarà lei che ce le traduce? Posso parlarle senza che si rompa qualcosa, vero? Puoi fare quello che vuoi. Decidi tu in che ordine. Lei è una vergine. Lei è una vergine in vita. Ma è una maschera quella che ha? O è lei? Non capisco. Sembrerebbe una maschera, ma... Se guardi la bocca, sembrerebbe lei. Ha i denti. È
proprio quello che notavo. Sto cercando di fare camera tattica per fare i controllini pazzi. È decisamente lei. Denti Bravo. E lingua, ragazzi. Yes. Mio Dio, che brutte le vergini. Sono proprio una cosa inguardabile. Are you that new tarnished? You've done well. Lei è la leggidita. Vabbè, certo. Immaginavo allora. Envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy, until it was shattered. No, 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 no! Cosa? Ha smesso di parlare! Torna, avvicinati, rifai. Stavo guardando l'ambientazione. Ok, ricomincia. Che colpo! Mi stavo godendo l'ambientazione, ha smesso di parlare. Tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Certo. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. La volontà superiore sembrerebbe proprio una divinità superiore. Called to act, brave tarnished. Your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. Certo. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Cioè, lei parla proprio letteralmente per le dita, fa anche la voce più pomposa. Senti, io qui ho bisogno che roleplay e giocatore coincidano. È giusto. E voglio che tu ti immagini Francesco e Pav, che dicono a Michele e Joel. Sì. La stessa identica cosa. Sono pazzi. Ma tu le credi? Ma la mano era ferma. Cosa intende? Che non mi ha dato una bella impressione questa donna. Già l'Ordine Aureo mi sembra un covo di fanatici. È vero, però la grazia e l'albero madre è comunque qualcosa di realmente, veramente positivo. Io anzi ti dico che ancora oggi in Blind riesco a credere fermamente nel qualcuno che vuole ripristinare. Assolutamente, tutto. Ma tu pensi davvero che queste due dita dicano quello che lei ha detto? E in effetti vibravano quando faceva la voce. Si muovevano, sembravano interagire con qualcosa. Si sono riposate solo dopo che questa leggidita ha smesso di parlare per loro. A te quindi ha dato una bella impressione? No, l'impressione è
ripugnante, però le credo. Lei sta parlando in nome di queste creature, che sono però tutt'altro che l'aureo che ti aspetteresti. Ne parlo ancora. Gold has found its way into your possession. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will. Bella questa canonicizzazione delle anime. Esatto. Bellissima. Tu praticamente acquisisci la loro orma che hanno lasciato nel DNA del mondo. Esatto, esatto, esatto. È bellissima la canonizzazione. Minchia, cioè sto per passare Team Rennala tutto insieme. Cioè, ma tipo in 10 secondi mi hanno distrutto l'ordine aureo. Cioè, un insieme di tizi che si mettono davanti a una... Neanche ma, una mano. Sì, una mezza mano a fare roleplay. Fa, oh, oh, ha detto che gli stai simpatico. E tutti... Oh, e intanto c'è questo coso peloso. Tutto sì, smunto, putrido. Esatto, che perde i pezzi. Okay. Cioè io la vedo Rennala lì dietro, seduta, seduta che mi fa la bro. Mano, no? Hai presente il gesto della mano sì, all'italiana? Esatto, esatto. Capisci mo? I ragazzi mi vedono da qui. Ah, okay. È incredibile comunque questo momento, ragazzi, è incredibile. Il fatto che le due dita siano due dita mi ha scassato il cervello. Esatto. Mi ha scassato il cervello. Cosa allora, clicchiamo prima? Riguardo alle rune maggiori, direi, vorrei Vai. Ancora sentirla parlare. Ah, great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the elder. Vessel, attenzione. Capito. Quindi come Bravo. Dicevo io prima. Her children ward, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Che ha tanto da parlare. Mercy of their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation. The runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Ecco, qui tu hai intanto la bomba del fatto che il tuo scontro leggendario è stato con un rampollo ultimo della stirpe con due gocce di sangue aureo. Un coglione. Un coglione, esatto, che ha ottenuto la grande runa solo grazie alla disgregazione, magari perché l'ha trovata per terra in un vicolo. E poi, che Marika è il vessel. Il vessel. Quindi tu è proprio come ti dicevo prima, è lei che l'ha consumato. Sì, però tu eri preoccupato dell'idea che il vessel fosse l'Elden Lord. Non è così. E invece no. E infatti, quindi è Queen Marika che è stata distrutta. È possibile, sì. Credo che sia Queen Marika a essere stata spezzata. Esatto, è stata distrutta, per questo è scomparsa. E allora, allora Melina potrebbe essere un pezzo di Queen Marika? Melina potrebbe essere una quantità di cose inenarrabile. Però sì, potrebbe essere tranquillamente, vista anche
la sua Quilmarica estetica è scomparsa perché è stata frammentata, come è l'anello. Stata spezzata come l'anello, e quindi si è rotta come contenitore, come vessel appunto, e le rune si sono sparse per il mondo. Però devo parlare un bel po', ragazzi, devo veramente parlare un bel po' di questa cosa. Allora, Marika, allora, anzi, fermi. Questo dialogo è lo stesso di nuovo, se Ripigio riguarda le lune maggiori, lo ridice? Sì. Allora, riascoltiamolo un attimo, ok? Così voglio che lo rileggiate e poi vi dico, ho segnato un sacco di appunti. Bravo. Great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess Queen Marika, she who is vessel of the Elden. Tra l'altro, tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord, and so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter, his divine blood sorely diluted. Allora, mm-hmm. Primo punto, Marika l'ultraterrena. Anche se in inglese è The Goddess, eh? The Goddess, sì. Quindi però comunque ultraterrena perché è davvero una dea. Una divinità. È una divinità. E in quanto tale può divenire vessel dell'Elden Ring. O, al contrario, è una divinità. Lo è divenuta perché? Esatto. Perché il vessel dell'Elden Ring. Da come parlava la legge dita, praticamente tutti siamo discendenti di Marika, in un certo senso. I senza luce sono solo molto molto lontani da lei. Terribilmente lontani. Sì. E vengono riguidati dalla grazia unicamente perché devono ammazzare i semidei. Cioè, da come parla la legge dita Enya, praticamente il compito dei senza luce è uccidere i semidei, in quanto tali la volontà superiore li dota della grazia. Quindi la volontà superiore è indubbiamente qualcosa di più in alto rispetto a Marika. La volontà superiore sembra essere la mano, perdonate il gioco con grafico con la mano che abbiamo qui davanti, sembra la mano che guida l'ordine del mondo, cioè la volontà superiore ha deciso che la dea Marika dovesse essere il vessel dell'Elden Ring. E a un certo punto la volontà superiore ha esteso la grazia ai senza luce affinché i senza luce andassero a spezzare questi semidei e ricongiungessero l'Elden Ring. Quindi il, come dire, la piramide è volontà superiore. Dita. Le dita, esattamente. Marika. E altre divinità, se esistono. Senza luce. Normali esseri umani. Oh, forse Marika è superiore alle dita, però non si può sapere. Allora, potrebbe essere come non. Le dita potrebbero essere semplicemente degli oracoli, ok? Come i portavoce della volontà. Mm-hmm. Che li renderebbe superiori a Marika. Non lo sappiamo al momento, ok? Quindi questo lo metto in dubbio. Però la volontà superiore è sicuramente qualcosa di superiore a Marika. O almeno io così la interpreto. Ammesso che esista e che non sia un grandissimo mito. È una cosa che mi sono chiesto spesso. Capito?
Marika quindi viene spezzata. Mm-hmm. Il nostro potere di assorbire le rune è quindi derivante dal fatto che anche noi siamo imparentati con Marika in qualche modo. Rileggete la parte iniziale. Ops, scusate. Aspettate, ho sbagliato tasto. Tarnished in inglese cosa significa, se dovesse tradurre direttamente? Sbiaditi. Direttamente tarnished è sbiadito, esatto. Quest'ultima frase mi fa pensare che ci siano dei congiunti diretti di Marika, che sono i semidei, ma anche che quindi implicitamente ci siano degli indiretti, che in teoria siamo noi. No? Sì. Noi siamo indiretti congiunti di Marika. Siamo il passo sotto ancora Godric, ma in verità abbiamo ereditato qualcosa che Godric non ha. Ma in realtà... aiutami, è perché non è divino l'assorbire rune. E vado in confusione qui, perché in realtà la Marika è il vessel dell'Elden Ring, e io ho sempre pensato il contrario. Il fatto è che i semidei hanno assorbito delle rune, solo molto grandi, le grandi rune. Semplicemente il fatto è che loro lo utilizzavano come strumento, senza una vergine, senza un passaggio in qualche modo magico. Le rune non vengono convogliate in noi. Il senza luce è una benedizione. Cioè, quello che aveva la luce era una benedizione offerta da Marika, che è stata rimossa. Quindi non... Sono d'accordo. E poi è ritornata. Esatto. E poi è tornata, quindi... Però Godfrey... Perdonami, Godric non può livellare. No. 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 Solo i senza... Ma non perché non abbia una vergine. No, no, non può e basta. Oh. Non puoi, quindi basta. Nonostante noi siamo più lontani dalla dea Marika rispetto a un Godric, abbiamo qualcosa che Godric non ha: la possibilità, la guida delle due dita delle vergini, la allora è la volontà superiore che ci ha donato questo potere attraverso però Marika. Il fatto è questo, vedi, c'è una particolarità legata a tutto questo. Senza luce non se ne possono far più, quindi devono essere risvegliati dalla morte. È qualcosa... Noi siamo figli di Godfrey, no? Il sangue del guerriero è ancora in te, Tarnished, dice Margit. Sono confuso da questo dialogo. Mi ha chiarito delle cose, ma mi ha aperto un buco, perché fino a oggi ho vissuto nell'idea che l'Elden Ring fosse dentro Godfrey al massimo, non dentro Marika. È invece dentro Marika, infatti... Ed è dentro Marika che è una dea, ma i semidei possono controllare una runa dell'Elden Ring, ma non possono consumare rune per livellare. Guarda, tecnicamente nessuno ci ha detto che non possono davvero, però nessuno mi sembra che lo abbia mai fatto. Praticamente Marika è il nano furtivo di questo gioco. Decisamente sì. Solo che è tutt'altro che dimenticata. Assolutamente. E tutti i senza luce sono imparentati con lei. Esatto. Se vuoi creare un semidio, devi uscire dal grembo di Marika. Exacto. Però io sono figlio di un semidio, di un altro semidio ancora, finché sono nati senza luce.
la costruzione genealogica è il grande mistero di Elden Ring. È un continuo scoprirne dettagli. Continuo. Però concordi con me, un senza luce. Sì, non può essere. Sì, non è un figlio diretto. di un figlio di un semidio. Finché a un certo punto la divinità non c'è più in noi. E al contrario diventa qualcos'altro. Diventa però il potere attraverso Marika. Io non so ancora cos'è davvero fino in fondo un senza luce. Però il fatto è che veniamo riconosciuti come tutti guerrieri. Margit fa una correlazione che sembra quasi ricondurci all'Elden Lord. Però è anche possibile che appunto i senza luce, che potrebbero essere stati parte della armata dorata di Godfrey, avessero una benedizione esterna all'esserne direttamente, tra virgolette, consanguinei. Questa è una cosa su cui avere i piedi di piombo. Dovremo indagare assai. Otteniamo il potere. Il menu potere della rimembranza consente di estrarre dai ricordi i poteri del suo proprietario. Ciascun ricordo fornisce un potere. Una volta ottenuto, la rimembranza svanisce. Ascia di Godric. Ta ta ta. Allora, però devo farla prima duplicare. Devo puoi farla duplicare dopo. Ah, ok, non devo andare al campanile. Rimembranza di Godric l'innestato, scolpita nell'albero madre. Il potere che reca, questa l'avevamo già letta in realtà. E beh, let's do this. Ascia di Godric. Ascia pesante da battaglia appartenuta a Godric l'innestato. Quest'arma dorata è impreziosita dall'effigie di una bestia che simboleggia la forza di Godfrey, primo lord ancestrale e patriarca della stirpe aurea. Credo sia la prima volta che ce lo definiscono patriarca della stirpe aurea. In ginocchio, è un ordine. Esatto. Già che io sono il signore di tutto quanto è d'oro. Abilità unica in ginocchio e un ordine, che figata. Percuote il terreno con l'ascia di Godric producendo due devastanti onde d'urto. Premi di nuovo per lanciare un'onda d'urto supplementare. Minchia, voglio subito questa roba sui tizi di Kaelid da buttare di sotto. Vero? Esatto. Perfetto. No? Ah, ma guarda, un'arma come questa, tra l'altro, dà una bella soddisfazione. È un po' più... è quality, non è solo forza, però... chi ci dice che Pav non possa ogni tanto buttare un livellino destrezza? Ne devo buttare 40 miliardi adesso, perché ho 14... Oddio, 22 non è così lontano. Prendiamola. È una gran bella arma questa. Direi. Più che altro c'è l'onda d'urto che è proprio golosa. Mamma mia. Drago innestato. Testa di drago innestata nel braccio sinistro di Godric. Simbolo del suo potere residuo. Il braccio di chi la brandisce assumerà l'aspetto di un drago, con zanne affilate che emergono dal pugno. Non può essere brandita a due mani. Abilità unica, siate miei testimoni, che è la frase che dice esatto. Nella seconda fase. Dona la testa del drago un fuggevole afflato vitale, tenendola alta per sputare fiamme nell'area dove davanti l'esecuto. Questa mi interessa molto meno. Sì, sì, è molto meno interessante. Molto meno interessante. Beh, questa la prendo, ragazzi. Vado, posso consumare. Via. Yes. Merda, Godopoli. Estasi. Immagini se le colpisci che succede. Non lo saprai adesso perché sei in blind, ma sarebbe incredibile provarci, ragazzi. Ma allora, quando? Ah, non posso però perché Esatto. Adesso è tutto vietato. Quando? Si riuscirà a spezzare il giuramento? Secondo me sì. Anche secondo me. A un certo punto arriverà. Arriverà Gideon Ofnir e ti dirà senti, bello, grazie, ma in realtà io sono Freezer, no? Allora adesso famo casino. Esatto. Dunque andiamo. No, ragazzo mio, stolto, foul side. Andiamo tu da Gideon. E non solo, allora adesso devi riparlare con un po' di gente, per esempio Roderica, e poi Gideon è finalmente aperto. Parte dei brividi per me è stato anche capire quanto gigante, quanto enorme contenuto ti desse solo uccidere questo primo boss. E quindi sì, infatti adesso hai anche Gideon. Ecco Marika. You have received the wisdom of the two fingers, have you not?
as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir. Finalmente. Oh, ci ha detto anche questo. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes, certo. Now, eh? Sei pronto? Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laendel. And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes. Won't you? Boom! Oh mio Dio! Baba Bam! Gideon the All Lowering! Eccoci! Eccoci! Riguardo a Renala subito, di Nefeli non mi importa più un cazzo. Renala is my new waifu. Subito! Vai! Quindi, aspetta, prima ancora di parlargli. Sì. Quindi, lui sa chi ha oggi. Certo. Le rune. O meglio, chi le ha mantenute? Chi le ha mantenute? Ma questo significa che sono tutti semidei questi esseri? No, questi non sono, è detto. Questi sono decisamente semidei, perché non puoi avere una grande runa se non sei senza luce e non sei semidio probabilmente. Oppure, comunque vada, in questo caso, gli araldi del frammento, Gideon ti dice, noi ne sappiamo dove sono 5, non tutti, ok? È possibile avere una runa senza essere semidio? È una domanda. Ed è una domanda molto intelligente che tu ti faccia. Per esempio, tu pensi che Renala non sia un semidio, esatto, ma una infatti dea. Te la voglio parlare. Quindi, in teoria, la domanda da porsi è: Gideon li ha chiamati araldi, non semidei. Sì. Esatto, è per quello che ho fatto questa domanda. E infatti, no, ma io non voglio dirti il sì di chi sa la risposta, voglio giocare con la tua esperienza. E voglio che questa domanda non venga mai mollata. Però devi porti la domanda in maniera anche legata all'introduzione, che ci dice che una volta che la disgregazione è avvenuta, i semidei si sono fatti guerra. Ma che succede se a un certo punto qualcuno effettivamente va, come il nano furtivo, a raccogliere le spoglie di una guerra finita? Beh, ma perdonami, il punto è che mi puzza ancora di più Renala, perché è la praticamente capa di Rhea Lucaria. Esatto, ma Rhea la Lucaria regina è... del plenilunio. Sì, però Rhea Lucaria noi sappiamo già da adesso che era molto lontana dal culto dell'Ordine Aureo. Cosa sì? Fai? Vai a dare un potere grande, o comunque vai a mettere un semidio, bravo, stirpe di Marika con... un potere che è in realtà antitetico all'ordine aureo, alla terra, perché il potere delle stelle, della stregoneria, che era divenuta appunto eresia durante, esatto, l'epoca dell'albero tu madre. Qui cogli un punto veramente acuto. Intanto ringrazio Dada del raid, ciao ragazzi, ma e grazie a tutti e a te, ma Saido, fra, tu hai detto e ti sei concentrato da ormai diverse live su una cosa sì, che mi stuzzica parecchio, perché è stato molto spot on farlo. Hai subito capito l'antitesi di Rhea Lucaria rispetto all'Ordine Aureo, hai subito dato una certa attenzione a Renala e ti stai facendo la domanda giusta. In quale modo una runa maggiore è stata data o è stata rubata o è stata ottenuta e non ripresa da qualcuno di così lontano? Sentiamo che ha da dire su Renala. Sentiamo che ha da dire su Renala. Minchia, brividopoli proprio. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Renala herself is no demigod. Radagon left her to become Queen Marika's second husband. Taking the title of King Consort, the Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Ecco, capisci perché ci sono i brividi?
Quanto ti ha detto in quanto poco? Cioè, aspetta. Allora, calma. Di nuovo. Calma. Allora, di nuovo. Rennala. Non è un semidio. Non è un semidio. È una strega, quindi. E probabilmente non è affatto una dea. Esatto. È una strega. Non è neanche una dea. Esatto. E quindi allora forse Renna è una dea. Potrebbe. Quindi io quello che credevo anche essere... Anche se si veste la strega. Uno step sopra, Renna, in realtà esatto. È uno step sotto. Potrebbe. Rennala sotto Renna. Di nuovo. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north. E ci abbiamo preso. Towering over the mist-laden lands of Liurnia. Rennala is queen of the Regina di Caria. Who govern the Academy. And her great rune dwells within the edge. L'uovo, boh. Dearly clutches. No, non mi dice più la cosa, ecco, di Radagon. Questo è l'incubo, il maledetto incubo di Elden Ring. È una stronzata. Cioè, è un'enorme stronzata. Cazzo. Servirebbe un codex che ti salva i dialoghi. Almeno il testo, dai. Almeno i sottotitoli. Vabbè, comunque. Lei ha detto che prima stava con Radagon. Mm-hmm. Ma poi Radagon si è messo con Marika. Allora, tu hai quindi ottenuto le due informazioni fondamentali. A queste ne susseguiranno altre di enorme valore. Io so già il prossimo NPC che non vedo l'ora di vederti incontrare e con cui interagire. Vedremo, arriverà il momento. Però sì, questa è la storia di Rennala. Rennala, si trova quindi nell'accademia. Rennala quindi odia Marika perché gli ha rubato l'amore. Sicuramente. Le ha rubato l'amore. Il Radagon quindi in teoria anche era un normale cristiano. Evidentemente sì. E per forza. Cioè nel senso lui è diventato sposo di Rennala e poi ha e detto... E consorte con esatto, Marika. Preferisco... Preferisco la esatto. La più si divina. Vado da Marika. Esatto. E Marika ha detto: buono, va bene. Easy. Tanto e... Godfrey a fare la guerra. Ferdi scrive: fra la PS5 registra in automatico con il tasto meno. Vabbè, ok, sì, insomma, salvi le se, clip, se, minuti di gioco se, e puoi rileggere. Se non avesse stato utile. Ricordato il dialogo, lo avrei detto io. Ok, perdo. Grazie, ma però, ti sei ricordato le cose importanti. Quindi, Radagon. Però Radagon è comunque divino quando poi sposa Marika. Infatti abbiamo trovato l'occhio. Infatti, qui, bravissimo, potremmo avere a che fare con qualcosa di simile ai clan di Dark Souls, come il clan di Gwyn. Ossia, nel momento nel quale, come Sith, il senza scaglie, che diventa comunque un dio, a modo suo. Tu sposi Marika e ti prendi la proposta di vuoi far cavare gli occhi a chi crede in te? Ma oppure certo, bro. Il sexo ti rende divino. Oppure... Cioè, magari lei condivide con te un frammento dell'Elden Ring o sal cazzo e sì, diventi sì. Comunque una divinità. Non si può escludere nulla. Allora ragazzi, io qui cerco di scrivere il più velocemente possibile. Godric. Ecco, capisci? Oh. Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. 3-2-1 Radahn. General Radahn, the famed Leone Rosso, mi piace. Scourge of the Stars is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. Okay. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot, even approaching. Stavo per dirlo io della Marcescenza Scarlatta, ma ha fatto lui. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true. I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore.
di nuovo Radahn, vediamo cosa conserva, ma questa era molto più semplice. Sì. Red Lion and Scourge of the Stars is a ferocious. A ferocious. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's East. And by my reckoning, Radahn remains there, even now. Though, I doubt he much resembles his former self. Allora, noi sappiamo già che la marcescenza scarlatta è una piaga. Sì. Abbiamo trovato molti strumenti che cercano di ridurne gli effetti negativi, tra cui alcuni li abbiamo trovati addirittura ai piedi della città eterna, su dei cadaveri, quindi, sì, insomma, erano dei boli particolari. Sappiamo anche dalla campagna marketing di Elden Ring, sì, in particolare dalla enorme statua che io ho anche visto di persona al Bandai Namco Store di Milano, sì, esatto, che Malenia è ella stessa marcescente. Esatto, è affetta. Però attenzione, perché lui parla, Gideon parla della marcescenza di Malenia combattuta da Radahn. Quindi in qualche modo sembrerebbe che Malenia sia rimasta vittima del suo stesso potere, o del potere magari di Michella. È qualcosa di perché estremamente... ha detto combattuto. Esatto, sì. Lei e la sua marcescenza. È qualcosa... Non la marcescente. Esatto, lei potrebbe... No, esatto, lei potrebbe avere un'aura di influenza a causa di qualcosa che la affligge. E... Ti ripeto, so che sarà difficile. Se ci piace... Allora, ti ricordi che tu mi hai insegnato Arceus piuttosto che Arceus? Mm-hmm. Sì. È difficile abituarcisi, ma mi piace, mi diverte moltissimo utilizzare i nomi come sono doppiati. È corretto. Michela. Michela, perfetto. Che sarebbe Michela con l'accento diverso. Michela. Sì, sì, Michela. Quindi, solo che lo so che c'è scritto Michela, infatti a me suona bene, però è Michela, affari loro. Michela, va bene, non c'è problema. Quindi abbiamo la possibilità, la cosa interessante, la cosa interessantissima è che questo Michela non fa parte di questa lista. Quindi, no, the all knowing, non lo sa mica. Non ne sa niente. Beh, anche perché mi sa che Radahn gliel'ha gabbata la runa. Possibile. Esatto. Michela. La sua marce... Ha combattuto lei e la sua marcescenza. La marcescenza scarlatta che ora praticamente è diffusa in tutta Kylie. L'abbiamo visto qual è l'effetto della marcescenza scarlatta. È terrificante. L'abbiamo vista a terra. Terrificante. Fuori da quella grotta, fuori da quella cava. Quindi... O Malenia ha causato la marcescenza scarlatta senza volerlo, mm-hmm, o è un mezzo che ha messo in atto insieme a Michela per battere Radahn anche a costo di infettarsi in qualche modo. È difficile capirlo adesso. È impossibile farlo, però appunto... ve lo faccio rileggere ancora una volta. Lui dice che Radahn ha combattuto lei e la sua marcescenza. Eh sì. Non la marcescente Malenia, la sua marcescente, lo dice anche in inglese, quindi sembra che sia un potere legato a lei, nonostante lei stessa sicuramente ne sia affetta. Mm-hmm. Vedremo. Forse allora il cielo rosso è dovuto a questo? La marcescenza scarlatta è così forte che ha colpito il cielo? Look o at meglio, the sky esatto, ha riempito l'aria di particelle rosse. È orribilmente denso. Vediamo invece Rikard, nome Rikard, insieme a Morgoth. Rikard. Ci ho messo 120 episodi. Rikard è il lord del volcano Manor on Mount Gelmir. Villa Vulcano. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano Mount Gelmir lies in the west of the Altus Plateau. Altus l'avevamo già sentita, ma non mi ricordo dove. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rikard has committed the grave sin of blasphemy. Che cos'è? Marking himself as an enemy never to be forgiven. Non si sa. Never to be forgiven. Non ti dice cosa ha fatto. Praetor Rikard is the lord of the volcano manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering.
Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy. Mi verrebbe da dirti il tumulo? Il Draco tumulo? Il Draco tumulo è però stato scoperto essere a est, sì, non è a nord. Quindi no. È vero. Quindi no. Guarda, tu pensa, ottenere una grande runa ti ha dato accesso a tutta questa informazione. Esatto. Vado con Morgoth. Morgoth. Rykard, riassumo, così almeno poi ci nella mia mente. Esatto. Allora, Godric, vabbè, pochissimo sangue divino in corpo. Sì. Merdone scappato dalla battaglia, ha chiesto a Malenia pietà, se n'è andato, è scappato travestito, esatto, da donna grazie al potere, diciamo, di trasfigurazione. Del velo che hai trovato, esatto. Di Marika, va a Stormvale, si innesta sperando di poter tornare a casa, muore. E viene ucciso. Per mano di Joel e Pav. Esatto. Radahn, un grandissimo generale. Feroce guerriero. Esatto. Feroce guerriero e leone rosso, il che lo avvicina molto alla figura del leone di Godric, forse il semidio più forte a livello di appunto forza bruta. Non si trova probabilmente più nella condizione in cui era nella cutscene che abbiamo visto nel trailer, ma in una condizione molto 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 inferiore. E probabilmente, dopo aver combattuto a Kaelid al pari di Malenia, è rimasto ancora lì, così sospetta Gideon. È rimasto ancora lì probabilmente perché a questo punto credo che la marcescenza scarlatta definitiva è il fiore che sboccia di Malenia. Per forza, per forza. Cioè, sembra, hai presente Netero? Sì, ho capito, sì. Hai capito? Cioè, per quanto mi riguarda Malenia fa, sì, mi hai battuto, va bene. Happy marcescenza scarlatta a tutti. Sì, è esattamente l'impressione che si ha in quel trailer. È un po' come dire... D'accordo, tu mi hai sconfitto? Avevo un'atomica nella tasca. Esatto, adesso siete tutti malati. Non lo avrò io l'Elden Ring, neanche voi. Neanche voi. Ecco la marcescenza scarlatta, esplode. Esattamente, esattamente. E quindi ed è così potente da aver annichilito evidentemente Radahn e tutta Kaelid. Cioè è una roba pericolosa. Per me è questo, e quindi praticamente il concetto sarebbe che la forma originale di Radahn non è più quella perché ormai gli cresce addosso la marcescenza scarlatta. Sì. Anzi, forse è lui ora la fonte della marcescenza scarlatta perché gli è esplosa Malenia addosso. Ma allora Malenia l'affronteremo mai? Questa è una gran domanda, perché Malenia evidentemente ha fatto qualcosa che potrebbe averla distrutta. Potrebbe averla distrutta o, se riesce in quanto... Ma è la statuetta della Limited, cazzo. È vero, però è la statuetta della Limited. Ed essendo quel trailer qualcosa di CGI non visibile nel gioco, è, direi, più che plausibile che la incontreremo. Ma da qui al come, visto che Radahn è diverso, chissà. Magari anche lei è diversa. Esatto. Magari anche lei è diversa. Praticamente Malenia ha detto, sto perdendo, no, ora siamo pari. Boom, 1-1. Sempre pari. Sì, sì. Secondo me lei ha fatto sbocciare la marcescenza scarlatta lì, in quel modo. Mm-hmm. Rykard, inquisitore, quindi in teoria molto legato anche al concetto di religione e giustizia. Evidentemente uno schifoso. Veramente. È l'Aldrich di questo gioco, esatto, Morgoth. Esatto, Rykard, sì. Rykard, perdonatemi, Rykard. E si è macchiato, vive a Villa Vulcano. Sul Monte Gelmir. Monte Gelmir, in un luogo nel quale, in un luogo che è stato teatro della più grande lotta cruenta della disgregazione. Credo durante la quale lui ha commesso, credo, ma potrebbe anche non essere così, durante la quale lui ha commesso un peccato indicibile. Una blasfemia, dire che never to be forgiven. Esatto. Un'indole serpentina. A meno che non sia stato lui a ordinare la disgregazione, cioè a ordinare i coltelli neri. Sarebbe blasfemo. Beh, cazzo, ammazzare un semidio? He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors. Reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree.
It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Beh, la mia supposizione è questa. Ci dice il tizio dell'Ordine Aureo fuori dalla, insomma, all'entrata della Roundtable Hold, che la più grande blasfemia nell'ottica dell'Ordine Aureo è vivere nella morte. Sì. Quindi i peccati oscillano tra aver fatto qualcosa con la runa della morte, aver rubato un frammento della runa della morte, aver aiutato durante il furto della runa della morte, aver orchestrato l'omicidio, certo, anzi il deicidio di Godwin. È blasfemo vivere nella morte, ce l'hanno detto esplicitamente, sì, proprio definendolo sì. Blasfemo. Quindi qualunque cosa abbia fatto, credo sia il confessore, no? Mm-hmm. Potrebbe essere legato a lui come personaggio? Il confessore è qualcuno che andrebbe a uccidere Rykard. Oddio, sì, hai ragione. È vero. Perché il confessore è la mano, esatto, che uccide chi vive nella morte. Mm-hmm, mm-hmm, hai ragione. Mm-hmm. Andiamo avanti. Morgoth the Grace Given is Lord of Lendel, the capital city. Questa cosa non me l'aspettavo mai. At the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there. Until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring, set your sights, certo, elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. Monarca velato. Non benedetto mi dalla grazia e monarca velato. Non mi aspettavo che a Lendel ci fosse Morgoth. Mi aspettavo che ci fosse Godfrey. Sì, anch'io. O quindi comunque, insomma, realtà, qualcuno di, cioè, Morgoth dice, wow, già la capitale. E questo, e ti dice anche che praticamente è l'ultima runa che devi prendere prima di allora. Esatto. Le due dita non ti permetteranno di entrare a Lendel, forse anche perché lui è fortissimo. Potrebbe. Monarca velato e monarca benedetto dalla grazia. E benedetto dalla grazia. Quindi praticamente Godfrey è asceso. Godfrey non era neanche più a Lendel, era boh, con Marika da qualche parte. Godfrey lo sai, Godfrey gli hanno strappato la grazia e mandato a fanculo. Lo dico prima, quando ah, sì, tutto quanto andava bene. A meno che non sia ora diventato Morgoth il signore di Lendel. Però lo chiamano monarca velato. Until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Parliamo con Nefeli. Okay. I understand you've been speaking to Nefeli. She's Nefeli, my daughter. Perdonate. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable. Ma lo sembra, non ti preoccupare. Eccoci qua. Wow. Porca wow. Merda. Già. Quindi Rennala is next. Che hype. Assolutamente, non sai quanto ce l'ho anch'io. E dobbiamo quindi ucciderla. Rennala è un boss. Parrebbe un boss. Morgoth è un boss. Rykard è un boss. Sì. Tutti boss. Radahn è un boss. Yes. Godrick lo era. Godrick lo era. Hai qualcosa da dirmi al riguardo? Parliamo di nuovo alla Vergine. Vediamo. Cioè, alla legge dita. Vediamo se dopo lo spiegone ci dice altro. Mi sa che possiamo andare, però. Sì. Per sicurezza mi faccio un giro. Fai pure un giro, esatto. No. C'è qualcosa da.
dire. No. Vediamo se ci sono delle porte che si aprono. Non sembrerebbe. No, no, qui hai fatto. Adesso no. È arrivato il gran momento. Il gran momento. Liurnopoli? No. Ah, certo, la torre. Che stupido. Sì, la torre divina. Abbiamo fatto talmente tante cose, maestro. Lo so, non ti preoccupare, sono qui. È denso. Uccidere Godric cambia tutto per sempre. Per sempre. La torre divina. Ci stiamo avvicinando al finale, quindi. Ma ti posso fare una domanda? Prego. I brividi erano la mano. I brividi erano la mano. Ok. E un'altra cosa che deve accadere qui. Ah. Quindi ancora non sono finiti. No, c'è una cosa. In realtà la più importante. A livello creativo, artistico, a livello di impatto visivo e di esperienza ludica, sicuramente la mano. Ma io credo che quello che succederà qui, se in questo sei come me, ti farà un effetto ancora maggiore. Ok. Vabbè, ragazzi. Un giorno, ragazzi, un giorno. Aia. Oh no. Controller, batteria bassa. Oh no. È la settimana del non gameplay, esatto, ragazzi. Oddio, dove vado? Spara. Mi spara. I falchi che beccano al solito loro. Tu avevi esplorato. No, che dico, magari è comparso qualcosa di pazzo. Ok. Stavolta dovrebbe aprirsi, lo sai. Si apre. Sono scintille simili a quelle della città eterna. Vero? Nice catch. Decisamente. Sono le stesse, in verità. Quindi è un fenomeno ancestrale, direi. Quello che abbiamo di fronte. Chissà quanto tempo era che nessuno entrava qui dentro. Pensaci. Da prima della disgregazione. Sembra nebbia quella. Credo lo sia. Cos'è questa colata stramba? Ci sono delle incisioni, guarda. Tutte a simboleggiare, immagino, oltre ad antiche, purtroppo, scritture ormai rovinate, il crogiolo, ogni forma di vita e ovviamente con un forte focus sul vegetale. Guarda, quello è molto crogiolico, la sfera arancione, quelle sfere arancioni. Questa sembra oscurità, non capisco. Sembrano quasi pietre, però non lo sono.
e fuma. Non posso farci niente. Posso colpire. Questo... Cosa devo fare? Devo usare la runa? Oh! Non avevo visto il pulsante. Vorrei farti prendere atto che sarà la prima volta della tua intera partita in assoluto in cui vedrai l'interregno dall'alto. Già. Sto salendo davvero tanto. Esatto. È l'equivalente della città eterna, ma stavolta sto salendo. È vero. Che bella la chitarra sotto. Poche note, ma giuste. E un simbolo floreale, come al solito. E... sopra? Ok, sempre foglie. Oh, c'è una grazia! Dimmi che posso parlare. Dai, che posso parlarle. No. Maledetta. Why? Guarda l'orizzonte. Guarda. Mi sta invitando a visitare le altre. Ci sei stato? Questa? Lì sì. Yes. Ma non lì. Non in quella torre. Oh no. Neanche in quella. Quella è la chiesa pazza del mangia radici, giusto? Yes. E poi santuario, guarda, Ferino. Che cosa affascinantissima si trova su quel promontorio, in cima a tutto. Alla destra. Ah beh, stai curiosando i luoghi. Sì. Guarda, a 15. Esatto, quell'enorme, enorme, enorme ricettacolo. È un ricettacolo davvero grande ed è anche spezzato. Chissà cosa c'è all'interno, è vero. E poi guarda. C'è un'altra rocca. Sì. Sembra una roba grossa, importante e imponente. A dir poco. Ma sono tante le torri, ragazzi. Porca miseria. Ne vedo una. Due. 3, 4 e 5 con la mia. Saranno quante rune, no? Quante rune ci sono? Ed è soltanto una facciata della della torre. Infatti potrebbero essercene altre lì dietro, volendo, chi lo sa. E poi quello che cos'è? Non lo so, non l'ho mai visitato, vero? Mai. Potrebbe essere la quale c'è il vaso. Esatto, scusa, sì, esatto. Lo è, guarda. Esatto, bravo, bravo, stai... Esatto. È l'arena, è il Colosseo del vaso. Yes, indeed. Pottone. Il pottone. Mi faccio giusto un ultimo giro nella nebbia, ragazzi. Ops, oh... vabbè, sto stronzo. No, figurati, tanto. Un'altra torre, ma è sempre già vista. Puoi mettere giorno se vuoi. Sicuramente si vedrebbe un po' meglio, aspetta. Accelera il tempo il primo. Sì. No, metti mezzogiorno. Non aspettare. Ah, meglio? Bene. Oh. Ah, sicuramente adesso si vede molto meglio che Kaelid. Guarda, la marcescenza è proprio esplosa in quella Mamma terra. Quindi non era rossa all'inizio. È diventata rossa dopo la lotta con Malenia. Bel bordello.
E ora si vede meglio anche la costruzione. Il ricettacolo ha delle catene, forse? Che lo sembra, vero? Terra. Infatti. Ricettacolo per cosa? Il punto più alto dell'interregno, per ora. Sì, sembrerebbe in assoluto il punto più alto. Sarà l'Endel quella? Diciamo che se vogliamo essere... Fai così. L'albero è lì. Fai... No, apri la mappa. E guarda. Mi sa tanto di sì. Mi sa tanto quella che... è l'Endel. Yes, indeed. La e quindi in teoria reale. Il nostro amico inquisitore si trova qui e non lo vediamo. Bravissimo, bravissimo. E a Gotcha. Sinistra, non possiamo vederlo l'inquisitore. Lì abbiamo Radahn. Qui Joel e Pav proprio sì, studiano sì. I loro target. Assolutamente lì sì. Lì dovremo incontrare Radahn. Indietro, dove abbiamo già visto Raya Lucaria, ma non la vediamo da qua. Perché è dietro. È qui Raya Lucaria. Esatto. Quindi non la vediamo. Morgoth sta là. Esatto. E Rykard sempre a sinistra. Stai correttamente facendo la cosa giusta sulla torre. Quello che speravo. Joel e Pav sono molto attenti a questa cosa. Certo. Ok. Le sepolcride. Sepolcride, sito, esatto. Ma la guardiamo lo stesso. Quella è la chiesetta. Figo che abbiano comunque fatto una versione low poly di tutto anziché tirare sì. via. Sì, sì. E permetterti quindi di vedere la mappa, di capirla, di immaginartela. Io lì devo buttarci di sotto della gente, ragazzi. Esatto. Esatto. Ok. Ma che cazzo? Ma cazzo. Sono altre dita. Già. Ma quante sono? Quindi in realtà è pieno di mani. Capito? La volontà superiore forse governa tutte queste mani. E un tempo erano vive. Quindi quelle sono le ultime due dita che... Mi sa tanto di sì. Forse l'ultima mano rimasta in vita. Sì. Tre dita di quella mano sono impazzite. O meglio, è impazzito chi le legge, quelle dita. Dunque, le mani svettavano sulle torri e guidavano forse l'ordine aureo comunicando il volere di questa volontà superiore. Quella è proprio la runa di Godric, la riconosco. Sì, è lei. Oggetto chiave. Oggetto chiave. Eccola qui, sì. Stessa forma. E forse le dita si risveglieranno ora che ricompongo la runa maggiore? O ormai sono finite? Ripristina il potere di una runa maggiore. Certo. Certo che lo farò. Runa maggiore di Godric. No. Loro sono lignee. Le dita. Esatto, ecco perché sì. I peli. Non si capiva bene dall'altra, ma qui è evidente. Quindi sono grandalberi. In realtà quindi anche le dita sono legate all'albero madre. Direi. In quanto direi, sono lignee. Direi parecchio. Crescono per rendere evidente
il volere dell'albero madre e quindi della volontà superiore? Le torri divine crescono dove crescono queste, cioè vengono erette dove crescono queste mani. Tu guarda come ora sulla cima puoi guardare a 360 gradi tutto l'interregno. Ah, sì, sì, aspetta. Aspetta. Fai una cosa per me. Ok. Non leggerla bene adesso. Ok. Eccoci qua. Oh yes. Oh yes, esatto. I brividini davvero. Eccoci qua verso l'ignoto. Lì. Aha. È il vulcano. Eh già, è il monte Gelmir. Aspetta, aspetta. Dobbiamo fare un bel roleplay. Oh. Qui c'è. Mettiamogli un segno a tutti quanti. Qui c'è il giustiziere, il boia. Gli metteremo una lama. Qui. Cosa c'è invece? Aiuto. Qui c'è Morgoth. Allora forse direi qua. Ops, ho sbagliato. Ecco. Poi vedremo quanto ci saremo andati vicini. Che ne dite? Qui c'è Morgoth. Un re gli metteremo la gemma. Rivelato. E poi in teoria abbiamo altro ad est. Abbiamo Kylid. Sì, perdonami, a ovest, perdonami. Abbiamo Liurnia sicuramente, quindi Rennala. Esatto. In realtà anche lei la possiamo già vedere. E anche Rykard dovrebbe essere. No, perdonami, Rykard è qui. Sì. Morgoth è qua. Esatto. Radahn. E siamo a 3-4 con Godric, quindi manca solamente la signorina Raya Lucaria, che dovrebbe essere lì. O quello è Stormvale, no? Quello è Stormvale. Quale? Dimmi dove. Sì, quello è Stormvale. Quello è Stormvale. Quindi Raya Lucaria è lì. Eccola. Esatto. Capito come funziona la Stormvale World? Guarda che... cioè, ha dei punti di interesse molto espliciti. E qui ci metteremo... ci mettiamo... il tesoro della conoscenza. Ma il cristallo l'abbiamo messo... ok, allora il tesoro della conoscenza. Tesoro della conoscenza. Abbiamo i nostri obiettivi e... e Radahn dove cazzo sta? Qual è il Legacy Dungeon? Boh. Di Kylid. Esatto. Esiste un Legacy Dungeon lì? È un'ottima domanda. Non è necessariamente detto. Forse c'è un Colosseo e basta lì. Radahn lo sfidi nell'arena? È un bellissimo pensiero che è naturale avere quando si pensa al feroce guerriero, no? Beh, scusami, dove cazzo è il Legacy Dungeon? Beh, guarda, l'unica cosa che sai di Kylid te la ricordo io. Te l'ha raccontata Alexander. Alexander, sì. Ti ha detto che... oh! Ah no, non te l'ha detto. Ah sì, te l'ha detto nel... tu l'hai trovato o no? Non mi ricordo. Alexander chi è? Ricordamelo, per favore. Il vaso. Non penso mi abbia detto nulla se non... nella miniera l'ha trovato. La sfida. Ok, no, te l'ha detto. Okay. Nella miniera ne avevi parlato, no? Cioè, avevi... nella miniera... non mi ricordo, ricordamelo. Hai per caso... non ancora, vero? Non c'è ancora andato. Ok. No, perché purtroppo con Alexander devo darti un po' una spintarella, perché... ho controllato... ma aspetta, sì. Il vaso mi aveva detto, esatto, che ci saremmo visti lì. Guarda, ti spiego. Oddio, sì, ricordamelo per favore. Allora, il fatto è questo. Quello piccolino, intendi tu, non quello grande. Il vaso piccolino
la cui questa me è già fasata. Io non l'ho trovato dentro, ti ricordi? Esatto. Però quindi ci hai parlato un'altra volta? O no? Non mi ricordo se mi avevi raccontato tu il dialogo. Il dialogo ti ho raccontato il primo, ma il secondo non l'hai ancora trovato, vero? No, Kavi, lasciatemi, stai dicendo che ancora non l'ha trovato. Non ti spiego, devo forzare la mano, perché io controllai per te che la quest fosse salva, ed è salva, è andata allo step 2. Lo step 1 te l'ho solo raccontato, a maggior ragione, dice... è normale che non te lo ricordi. Io te lo ricordo. Alexander, quando tu lo incontri la prima volta, ti dice che ci sarà una grande festa, gran combattimento al Castello Manto Rosso. Castello Manto Rosso, vero. Ed è l'unica cosa che sai. Non puoi sapere se quel festival è legato a Radahn o meno. Tra l'altro, però... maestro, guardi. Questo è Esploropoli. Esattamente, è proprio lui. E l'unica cosa che puoi... Castello. Quello che puoi collegare come Castello Manto Rosso a Radahn è che lui era il Leone Rosso. Sì, però dov'è il castello? Fammi vedere se si vede da qua. Questo forse? Potrebbe. È brutto. Ecco, questo forse? No, è troppa nebbia. Ma questa poi si può credere di nuovo, no? No. Fammi vedere se posso vedere il castello da qua. Secondo me c'è troppa nebbia. Guarda, fammi vedere una cosa. No, non si vede il castello. Madonna, ragazzi, quanto vorrei che fosse senza sto low poly. Ok. Secondo me o non si vede da questa mappa. No, non o si vede. È il Colosseo. Non ti preoccupare. Però non è un castello. Non si vede. Ok, mi confermi che non si vede. Ti confermo che non si vede. E allora potrebbe essere veramente ovunque, potrebbe essere dal centro, potrebbe... Sì. Solitamente sì. Si trovano agli estremi delle mappe, quindi potrebbe essere qui, potrebbe essere qua, potrebbe essere anche qua, tranquillamente. Esatto. Merda, ragazzi. Ma no, ma sono l'otto e mezzo. Sì, sto preparando il finale. Ok. Che è allora. Parlare alla donzella? Sì. Però vedi, c'è una cosa. Esatto, intanto guarda che belle che sono queste rocce, queste cose luminose. Stranissimo. Ora vorrei. Cioè, io voglio veramente che tu possa parlarmi di quello che percepirai da questa cosa. Indipendentemente da come poi si sviluppa il tutto. Vai. Io devo ancora leggere la runa, te lo ricordo perché ho voglia di farlo. Lo so, okay. Siediti okay. A una grazia a tuo piacimento. Ok. Semplicemente perché devi sederti a una grazia. No, voglio scegliere. Guarda, allora ti dico. Allora, aspetta. Ok, poetica. Vai. Vai. Cimitero abbandonato. Primo passo. Ah, ok. Primo passo. Così c'è anche la chicca. Una vita fa acqua, mamma mia. Esatto. Ehi, dove cazzo? Appunto, ti ci è portato. Sei senza vergine, allora va pure a Liurnia. Cerca la chiesa della Rosa, a ovest dei sobborghi dell'Accademia. Ah, tu sarai lì probabilmente. Caro il mio varre. Ma non sono senza vergine io. Ce l'ho. Praticamente sembra un cartellone pubblicitario. Sì. Sei senza vergine? Senza vergine? Allora. Rune maggiori? Prima... È nuovo. Esatto. Allora, apri il menu di level up. Sì. Cosa devo guardare? Un favore mi devi fare. È una, certo. su una neanche sul blocco note, a meno che non vuoi il ricordo di questa nostra interazione. Ti potresti segnare le tue caratteristiche? Assolutamente. Grazie. Allora. 25, 9, 18, 31, ottimo. 14, 7,
10. 11. Perfetto. Vanno bene solo quelle principali, sì? Sì. Ok. Allora. Livello 46. C'è una cosa che ti ho discusso. Se c'è una cosa in cui all'inizio ti sono stato, tra virgolette, proprio da maestro, è stato l'introdurti, a differenza di come tu affrontasti Sekiro, che è come io affrontai Demon's Souls, ovviamente. Ok. Nei confronti di ciò che è la narrativa, la narrativa silenziosa dei Souls. Ok. Che ormai tu hai assimilato profondamente. Sì. Qualcosa che ormai respiri. E Elden Ring ti ho sempre detto essere in questo particolarmente forte. Ok? Okay. È più pesante e contemporaneamente più in scala. In altre parole, il viaggio della senza luce te l'ho sempre raccontato, continuare a stupirmi nei confronti di quanto esteso sia, anche a livello di punto d'arrivo. E la Legidita ti ha parlato di questo in nome dell'annunciarti che Godric aveva qualche goccia di sangue aureo, era semplicemente un coglione, nonostante il suo potere fosse inarrivabile per qualunque uomo. Beh, anche perché lui non l'aveva mai risvegliata la sua runa. Diciamo che probabilmente potremmo pensare che la runa si disattivi a causa della morte del suo wielder. Prima l'aveva, come l'abbiamo noi ora. Secondo me lui l'aveva attiva, sì. Ok. Perché ti spiego, è l'incipit della storia. Quando i semidei ottennero le rune, il loro nuovo newfound power, no, li ha resi inebriati. E allora no, aspetta, è ovvio che era attiva, no? Ecco, e quindi lui, inarrivabile per qualunque essere umano, completamente inavvicinabile, è stato sconfitto da Pave Joel. Certo. Ora, vai nel menu rune maggiori. Ci sono. Vai pure. Nel menu runa maggiore puoi equipaggiare le rune maggiori di cui... Quindi puoi scegliere una, è tipo un talento passivo. Sì. Le rune, fighissimo, cioè tipo ti stanno proprio spiegando in tutti i modi che tu stai diventando Elden Lord piano piano. Esattamente. E acquisisci i vari poteri delle varie rune. Una saetta, usa una saetta runica, giusto, me l'aveva detto la descrizione, per amplificare ulteriormente l'efficacia delle rune maggiori in uso. Allora, okay. Ti chiedo di fare una cosa. Sì. In realtà è un'esagerazione che voglio fare per farti avere un'esperienza un po' più di scoperta. Io in blind non l'ho visto così, cioè non l'ho vissuto in questo modo, però è solo un piccolo dettaglio, l'impatto non è cambiato. Premi velocemente XX cerchio. Velocemente? Velocemente, XX cerchio. Grazie. Fatto. Detto questo, non che io debba aiutarti probabilmente, se ti ricordi, ma ti chiedo di uscire da questo menu e attivare la grande runa. E come si attiva? Vediamo se ricordi qualcosa. Hai un oggetto speciale. La saetta runica. Molto bene. No, ok. La saetta runica in questa patch ha anche una descrizione che lo esplicita. Guarda un po' come, guarda un po' il tuo HUD, come ti fa vedere la runa. Esci da qua. Sì. Guarda un po'. Ha tipo l'umanità. Esattamente. Perché è l'umanità di questo gioco? Per questo devi usare la saetta runica. Esattamente, esattamente, bravo. Usi l'umanità e te la spari addosso. Solo che l'umanità non ha più un effetto, ma un effetto che cambia a seconda del boss finale che ti equipaggi, ok? Sì. Allora, okay. La uso. Quindi, e infatti se usata conferisce i benefici di una runa maggiore equipaggiata, che altrimenti quindi non me li dà. Esattamente. Allora, preparati al tasto USA e facciamo come quando abbiamo fatto la scoperta. 3, 2, 1. Ci sei? 3, 2, 1, let's go. E infatti ora è attiva. Apri il menu dello stato. Ma ragazzi, ma ho fatto tipo 40 livelli. Ma è gratis sta cosa? Sì. Ma sono 40 livelli. Questo è qualcosa che ti volevo
teatralmente portare a vivere perché... Ma ragazzi, ma allora avevo 25, ho fatto 5 livelli a vitalità, ne ho fatto 5 a mente, 5 a tempra, 5 a forza, 5 a destrezza, ma è fortissima. Questa è una cosa che volevo ti portasse forse a qualche brivido, perché in un gioco di ruolo, in un action RPG, questa cosa non è naturale, neanche di game balancing. In teoria è qualcosa che ti vuol comunicare, dire quanto è forte la runa. Esatto. Questo è il potere di una grande runa. Tu ora hai fatto 40 livelli con un solo schiocco di dita. Questo è il potere che avevano ottenuto i semidei. Questo ha causato la guerra della disgregazione. Ora tu sei molto più di un uomo. E lo eri già prima perché hai sconfitto Godric. Ma adesso... ora sono proprio esatto. demigod, dai. Esatto, esatto. Boom. Merda. Eccoci qua. Quindi in teoria, facendo giusto qualche livello in destrezza, con la runa equipaggiata posso usare l'ascia di Godric. È per questo che è quality. Perché in realtà è roleplayandola, la devi usare con la runa equipaggiata. Non hai bisogno di fare un miliardo di livelli. Cazzo. Ecco qua, 40 livelli. E mi rendono, raga, capace di usare... credo la spada di spade a una mano. Capisci l'effetto che fa? Esatto. Ah, vediamo. No, quasi. Quanto ti manca? Quasi, 40. Ok, quanto hai? 36? 36, quasi. Ok, 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 ok. Quasi, quasi. Fuck. Ragazzi... Però capisci, cioè... esatto. Elden Ring comincia adesso. quando arriva? Venerdì. Tra l'altro venerdì, ragazzi, c'è il... In realtà lo faremo comunque venerdì, ma prima ho l'internazionale di Pokémon, però finisce prima, quindi riusciamo serenamente a fare anche la nostra Elden Ringata. Farò una super maratona. Ci sarà, prima. A questo punto però, prima di andare verso la nostra chiusura, una sorpresa per i ragazzi, di cui noi sappiamo qualcosa che possiamo soltanto teaserare loro. Ok. E visto che parte di ciò che li renderà partecipi è un nostro screen, andiamolo a fare. Metti mezzogiorno e facciamoci una foto dinanzi a una certa galera eterna. Vado subito, aspetta, prima vado alla galera. Allora, non possiamo fare nient'altro che fare questa cosa, non possiamo spiegargli nulla? Diciamo che probabilmente non possiamo spiegargli nulla. Io ho indagato un po'. E bisognerà aspettare la comunicazione ufficiale. Però il teaserino del fatto che saranno messi un pochino in discussione insieme a noi si può fare. Allora, molto ragazzi, presto, dovrebbe essere settimana prossima, ragazzi. Diciamo che sarete chiamati a dare del vostro meglio. È vero, insieme a Pav e Joel. Insieme a Pav e Joel. E tra l'altro ci sarà anche una numurata. Assolutamente numurata. Ok. Andiamo verso la certa galera. Yes, yes. Devo farmi brillare la punta, vero? No, purtroppo, perché no. Elden Ring è solsialmente stupido. Quindi, essendo morti i boss. Che palle. Infatti, dovrò photoshoppare. Ah no, aspetta, ho il... Oh, che culo. Se ci sfidiamo? No, è che per fortuna ho l'oggetto PvP. Allora poi, allora possiamo uscire dal gioco e farci brillare le punte. La punta, perfetto. Ecco, farci brillare le punte è importantissimo. Però, allora, devo fare il cross. Ok. Devo andare dall'altra parte, ragazzi, non mi ricordo come cazzo ci sarei. Allora, aspettate. Se no ti teletrasporti alla capanna lì del vagabondo, hai fatto, Ah, minchia, ho fatto un... No, aspetta, caverna... catacombe, sopra, no. sopra... La capanna quella. Di Cole Tempesta? Quella. Ah, minchia, ho fatto un casino, ho fatto un giro solo. Ragazzi, non proprio PvP.
No, voglio evitare, ora vi sto leggendo, voglio evitare che facciate cose che non servono. No, 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 esatto, no, no. Non preoccupatevi, non dovrete fare niente, niente in più. Niente esatto. In più che avere Elden Ring. Allora. Ok. Perfetto. E mi farò presto brillare la punta. Yes. E anch'io. Non serve avere una particolare... cioè un gioco per una particolare piattaforma, vero? No, non direi proprio. Va bene qualunque. Assolutamente sì. Va bene qualunque, ragazzi. Allora, usciamo dal gioco, connettiamoci. Yupsi. Yeah. Sì, sì, ragazzi, va bene anche da PC. E... sarà goduriosa la situazione. Super goduriosa. Allora. Non serve il multiplayer. No. No, non serve assolutamente. Potete essere tranquillamente offline. Allora, aspetta, devo... ti tolgo lo schermo un secondo, dovrei mettere la tua... la, devo metterti la password, perché sì, ok, toglimelo tu, allora, e ti tolgo fatto. Il mio. Perfetto. Sì, ragazzi, 115 ore perché lascio la PlayStation accesa. Andare in live. Non abbiamo davvero fatto 115 ore di gameplay. No, decisamente. Ho lasciato una sera, un weekend ho lasciato venerdì, lo scorso, venerdì ho lasciato la console accesa e domenica era ancora accesa. Abbiamo ricominciato lo streaming con il personaggio che si è alzato. Allora, dovrei aver messo la password. Vediamo se riesci a vedermi. Sono accanto... ah, non mi sono fatto ancora brillare la punta, amico. Ok, brilla, brilla. Ok. Eccoti. Veniamo questa live con un duello. No, io non avrebbe È sbilanciato? Da morire, purtroppo. Io ho fatto troppe kick. Ho un personaggio completamente broken as fuck. Però vabbè, posso... ma tu sei Joel. Sei un militare. Io sono un locandiere. Allora, intanto facciamo quello che dobbiamo fare. Aspetta. Allora, intanto dobbiamo camminare verso di qua, secondo me. Allora, mi metto questa cosa magica, ah, okay, poi perfetto. Devo scomparire così che possa, ecco qua, scusate ragazzi, sono scomparso, ma anche se non mi vedete ci sono. Allora fai tu, vero? Ah sì, sto facendo io, dai, camminiamo. È verso di qua, secondo me. Sì, andiamo. Camminiamo così, che fa molto figo. Alla fine ci serve uno screen, quindi appena la notte ci che piace, che belli insieme, mamma mia, che spettacolo con questo oggetto. Allora fermo, vediamo un po' se riusciamo a metterci... allora, guarda quante macchie di sangue. Ok. Sì. Perfetto. Voltati nella mia direzione. Oh, ci piace. Aspetta che metto un po' di parallasse giusto. Un'esplosione perché... sullo sfondo. Sì. No, creo un po' di spazio. Ecco. Bellissimo. Perfetto, rimetto l'HUD. Aspetta, c'è lo sponsor NordVPN, bellissimo, ma non durante gli screen. Ok. Perfetto. Ora mi faccio riapparire. Le varie chat, le cose belline. I'll be back. Oh, eccoci qua. Rimetto l'HUD del gioco. Vediamo un po'. Cerco... vuoi... che Joel combatta full power? Sì. Ma aspetta. Dimmi. Fermo. Tu fermo lì. Non mi muovo. Oh. È per te. Oh! Ah, che finale! È vero! Let's go! Che scambio di roleplay pazzesco!
Che figata! Che figata! Joel. Abbiamo ucciso un semidio insieme. Siamo diventati molto più forti. Insegnami a combattere. Joel. Lo so. Ti prego. Devo essere più forte. Lo sai già fare. Ma puoi migliorare molto. Vieni, Pav. Caricami. Combattiamo. Carico. Quanti incantesimi. No. È partita la musica, che figata. Sì. Che figata. Ah, vedo che si equilibrano i personaggi allora. Figo. Bella quell'arma a due mani. Oh. Caricato. Che bello. Oh! Gravità. E allora prova questo. Che cos'è? Che cos'è? Mi spaventa. Che cos'è? Credo di dovergli stare lontano. Figata, in PvP sembra... Ah no, che può castarne solo uno. Oh, continuo a scoprire cose. Ah, devi starne lontano. Bravo. Smart. Molto smart. Gli attacchi in salto sono molto intelligenti. Bel colpo. Non aver timore. Bravissimo contrattacco. Eccezionale, Pav. Forza. Oh, che tensione. Vai. Bella finta. Niente male. Faccio vedere una cosa. Attenzione. Oddio, che cos'è? L'ultima fight in Devil May Cry 3. Bellissimo. In contrattacco perché correva Joel. Stupendo momento di lore. Sconfitto in una prova fisica. Oh, che spettacolo. Yeah. Bello. Non ti arrabbiare con me, Joel, ti prego. Lo so che non hai usato il 100% della tua forza. Che spettacolo. Merda, è stato incredibile quell'attacco che hai fatto con la katana. È stato super lore. Esatto, bellissimo. Che finale ciaddissimo, dicono in chat. Yeah! Sì, sì, sì. È stato incredibile. È stato bellissimo. Incredibile. Bellissimo. Ok, allora. Vai, ogni dimmi. Fine mappa un duello. Oh, d'accordo. Ma tutta la mappa. Tutta runa ripristinata, round table hold fatto. Andiamo su una prigione dimensionale e ci picchiamo. Assolutamente d'accordo. Bellissima. Però avevo la runa addosso io. Quindi? Ero no, forte. No, nel PvP non c'è la runa. Ah no? No. Ah, non sapevo. Nel PvP viene disattivata. Figo. Figo. Quindi... è una... Mamma mia, Pav e Joel mi piacciono un sacco. Quindi, figata. Allora,
A questo punto direi che è molto più stiloso introdurre Liurnia con quegli NPC venerdì. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Ah no, non è vero. Aspetta. Solo se invadi. Ah, ok. Lui l'aveva, tu no. Non lo so, interessante. Grazie. Allora, Max, vedi. Quindi io... Beh, figo sta cosa. Per me era attiva, quindi avevo 40 livelli più di te. Ho un'idea! Cosa? Ho un'idea! Di roleplay. Tu hai preso la runa di Godric, non Joel. Joel ne prenderà un'altra. Ok, mi piace, ma solo se allora per me è vietato equiparmela quella. Quella che avrà Joel? Sì. Ok. Tu non puoi mai equiparti quella di Godric, io non posso mai equiparmi la tua. Assolutamentissimamente d'accordo. Ci piace, da morire. Che figata. Dai, è forte. E quindi... Però questa cosa è tristissima. Perché, cioè, come facciamo? A un certo punto solo uno di noi due potrà diventare Elden Lord, ma Pav vuole che sia Joel. E in realtà... No, ma lo scoprirai più in là. Nel senso che le due dita sono state chiare. Però tu hai sottovalutato l'esplicità, cioè la chiarezza, la concretezza di quello che hanno detto, come ho fatto io, perché ti sembra un invito più ampio. Ma tempo al tempo, non ci rimuginare sopra. Va okay? bene. Figata. Ah, tu prenderai sicuramente la prossima, visto che siamo a Raya. Ne riparleremo. È roba tua quella. Sarà interessante parlare. Una magica. Vedrai. Ah, non sarà vedo ora. Super figo. Allora, che bella live, eh? Te l'ho detto che sarebbe stata già tosta. Il godo. Chi raidiamo? Allora, stasera raidiamo pianificato... per un suo lavoro, per la prima volta, Fenrir, la mia lady. Ah, oh, perfetto. Fa una live come hai fatto tu su Final Fantasy 14. Oh, ok, ok. Yeah. Beh, lei so che è esperta come te. Lei sì, lei molto, molto, molto. Allora andate. Più di Fenrir. Noi. _ Fenrir. My Loki, perfetto. Vai. Allora, aspetta, vediamo un po'. Le dico di andare online. Così. Ah, ok. Non c'è. Arriva effettivamente non live. Non c'è ancora. Intanto puoi darmi un po' di insight su quello che è stato questa diretta. Beh, cioè, tu hai ucciso Godric e... La cosa più assurda è stata che le due dita fossero due dita. Esatto, sì. Cioè, mi aspettavo tutto. Un ologramma, due tizi normali, due sacerdotesse, non due cazzo di dita. Letterale, esatto. E ragazzi, devo ancora leggere la runa, ma la leggerò la volta prossima. No, adesso leggila, dica... c'è solo scritto aumenta gli attributi. Infatti, non c'è, stavo dicendo. Non ti dice neanche di quanto, però non volevo che sapessi niente di quello che faceva. Questa runa maggiore conosciuta come l'anello portante. Anzi, mentre che leggi... si trovava al centro... Ah, questa è nuova però, Le vado a dire a voce, vai, sì, esatto, leggi, vado che a chiamare la fanciulla. Si trovava al centro dell'anello ancestrale. Che sì, quindi è l'insieme delle rune. I primi semidei furono Godfrey. Ah, semidei? I primi semidei furono Godfrey, Lord Ancestrale, e la sua progenie. Eccomi. Gli Aurei. Quindi si può diventare semidio attraverso la cessione di rune. Godfrey è un semidio. Godfrey... A meno che Godfrey non sia figlio di Marika e non suo marito? No, oddio. Ma non ha molto senso. No. Se ci pensi, sono stati chiamati Godwin. Guarda, Godfrey è ufficialmente il consorte di... Ma allora vuol dire che si diventa semidei. I primi semidei furono Godfrey, il Lord Ancestrale, e la sua progenie, gli Aurei. Infatti, questa è una discussione che faccio tante volte in Blind. Si diventa semidio anche e per... allora è Oralu 100%, ragazzi. Esatto! Cioè, esatto! Oralu, una volta che diventa il Lord Ancestrale, diventa Godfrey.
Esatto. Quindi è possibile che l'Elden Ring, cioè, allora, è possibile che anche se l'Elden Ring è stato in qualche modo rotto, anche prima della rottura poteva essere comunque diviso in rune. Perché guarda, sì, allora, i primi semidei furono Godfrey, il Lord Ancestrale, e la sua progenie, gli Aurei. Quindi vuol dire che Godfrey divenne semidio. E si diventa semidio perché hai le rune. È tutto legato a non tanto la forza quanto a... dobbiamo riparlare tra un po'. Avanziamo un po' alle urnie e poi ti prometto che ne riparliamo. Va bene. Perché c'è una cosa che voglio, c'è una cosa che voglio che tu sappia. Ok? Quindi, sì, Raidino ora è online. Io ti saluto. È stata stupenda. Grazie di questa diretta. Guarda che bella chicca anche di personaggi che abbiamo fatto alla fine. Oh. Diciamo che Joel, per quanto abbia, anzi, proprio per il suo carattere eccentrico e molto egomane, ha giocato da insegnante con Pav, ma ha scoperto attraverso lui la forza della grande runa venendone sconfitto. E si intrigherà parecchio all'idea della prossima. Ok, bellissimo. Ci straaggiorniamo. Buona serata. Grazie mille, maestro. A presto. Fico, no? Bello. Io non vedo l'ora di fare delle live di PvP con voi. Ah, bella. Ragazzi, io vi auguro una stupenda serata. A presto. Sto pensando anch'io a Radahn. Sto pensando a Radahn, ma in realtà no. Userò l'altra R. Alla prossima. Ci aggiorniamo. Grazie del supporto, ragazzi. Siete meravigliosi. Meravigliosi. Pausers. E a domani. Vi adoro. Fight.